abbiate pazienza della mia bassa voce. Abbiamo lavorato in questo convegno organizzato dalla FLP e ho visto tutto il lavoro preparatorio, sono rimasto molto colpito da un approccio una volta tanto, diciamo così, più proiettato sugli effetti che la riforma della pubblica amministrazione può avere sugli utenti, su chi usa il servizio della pubblica amministrazione, che sui fornitori di questo servizio, cioè sui dipendenti. Questo è un vecchio vizio, secondo me, del sindacalismo della pubblica amministrazione, che mi auguro voi possiate superare. Io ricordo, da parlamentare, una volta presentai una proposta di legge che riguardava la pubblica amministrazione, che il mio gruppo politico accettò con grande entusiasmo, la direzione del mio gruppo politico. Poi due giorni dopo arrivò il segretario di una confederazione sindacale, parlò con i dirigenti del mio gruppo politico e la cosa venne buttata immediatamente nel cestino. Questa indipendenza, ecco, del sindacalismo della pubblica amministrazione dai partiti politici mi sembra che dovrebbe essere invece una stella polare di un nuovo modo di concepirlo. Sappiamo che il tema è cruciale per la crescita e lo sviluppo del paese, forse il più cruciale, nel senso che i ritardi accumulati in termini di efficienza anche per il sistema privato dall'inefficienza del sistema pubblico sono molto gravi, e sembra anche una specie di santo graal il cambiamento di questo settore, una cosa che praticamente predicata da ogni governo in tutta la storia repubblicana, almeno della seconda repubblica, e sembra che non ci si riesca mai. Quindi sono curioso anche di sentire quali proposte nuove verranno. I lavori si svolgeranno così: daremo innanzitutto la parola al professor Luciano Illa, presidente del Consiglio Italiano di Scienze Sociali, per l'analisi di scenario che farà dal podio con l'uso di slide. Poi sentiremo la relazione di Marco Carlo Magno, che insomma con questo cognome si avvia a essere, diciamo, un conquistatore del mondo della pubblica amministrazione, che ci spiegherà la proposta dell'FNP, e poi sentirei subito il parere di Carla Ruocco, presidente della Sesta Commissione Finanze della Camera dei Deputati. Avremo anche altri decisori politici che parteciperanno alla tavola rotonda successiva e alle conclusioni, ma il presidente Ruocco ha anche un impegno istituzionale, quindi è bene che parli subito e poi dopo ci dovrà, ahimè, lasciare. Allora, darei subito la parola a Luciano Inna per l'analisi. Grazie. Grazie a lei. Dunque, io più che analisi di scenari li chiamo solo questi scenari, perché ovviamente il tempo per analizzarli uno per uno non c'è, però proviamo a ragionare insieme su alcune cose. Vediamo se... No, non mi hanno dato... Vediamo un po'. No. Ecco, ci siamo. Non si muove. Abbiamo un problema con la tecnologia. Vabbè, tanto vediamo se riusciamo a... Eppure non siamo nella pubblica amministrazione. Ecco, ce l'abbiamo fatta. È la sedina che non stesse, eh? Eccolo qua. Allora, dicevo, li vado a denunciare solo. E volevo ragionare con voi su un paio di cose. Cioè, ho provato a metterli in fila dicendo che è successo. Allora, noi abbiamo un'informazione e conoscenza che in qualche maniera sta stravolgendo un po' lo scenario. Eravamo partiti dal dato, noi abbiamo big data, sto prendendo uno per uno quegli assi velocemente, siamo un deposito come pubblica amministrazione di una marea di dati che magari qualcuno ci ruba perché è un asset economico, ma noi non lo sfruttiamo appieno. E questo è importante, quindi il passaggio da dato, informazione e conoscenza è una cosa grossa, è un grande business. La domanda che di fondo che ci dobbiamo fare è: ma la PA rispetto a questi scenari che cambiano come si posiziona? Avevamo i reati semplici contro la PA e adesso abbiamo tutto il cybercrime, cioè tutta la criminalità per, e quindi pensate bene che se abbiamo dei big data, dietro abbiamo dei problemini di sicurezza. Io gestisco un master su questa cosa, una delle cose che è emersa è che la pubblica amministrazione è la più indietro di tutti sotto il profilo della sicurezza. Quindi da un certo punto di vista meno male che lo rigestiamo, perché se lo gestiamo avremo un problema in più. E ci avevamo i segnali di fumo e qui è cambiato tutto con i social network, adesso vedremo qualche dato. Lo spazio fisico e la dematerializzazione, cioè è cambiato il mondo, però quando noi siamo dentro un cambiamento non ce ne rendiamo conto fino in fondo. Non cambia,
qualcuno mi aiuta? Eccolo qua, ci sono, aspettate. Lo chiama lei? Volevo farvi vedere solo questa cosa qui, sta andando indietro spero, eccolo qui. Allora guardate, questo grafico è solo per farci capire che noi siamo dentro un cambiamento che non ce ne rendiamo conto fino in fondo. Se mettete in ascissa e ordinate la velocità oraria, noi da quando ci siamo alzati in piedi, 150 milioni di anni fa, 5 km all'ora. Poi dominiamo il cavallo, arriviamo a 15 km all'ora. Finché non abbiamo il primo treno a Napoli, 1870, 70. Guardate che succede tra gli anni 50 e gli anni 20 e il 2020. Siamo al Mark 4, se rimaniamo nella stratosfera, perché se usciamo fuori, noi siamo lì dentro e ci siamo resi conto di questo cambiamento fino in fondo. E questo è solo per prendere una degli elementi, spazio-tempo. Poi se ci mettiamo la materia, il problema si complica ulteriormente. Non funziona. Ecco, pensate cosa è successo sulle reti, per esempio. Internet è passata da 0 a 50 milioni in 4 anni. Guarda, è incredibile questo. La radio ci aveva impiegato 38 anni per arrivare a 50 milioni. E la televisione 13 anni e il telefono 50 anni. Cioè, è saltata la relazione del tempo. Nel 2019 gli apparati connessi saranno 3,5 volte la popolazione della Terra. Questo era il dato previsto per i primi mesi del 19. Gli utenti internet erano 3 miliardi nel 2015, saranno 4 miliardi nel 2019. Siamo sempre dentro questo cambiamento, insomma. Per carità, la posta elettronica ce l'abbiamo anche noi, però faccio un passo indietro. Eccolo, sulla dematerializzazione. Pensate per un secondo la biblioteca d'Alessandria, la conoscenza che c'era all'incendio. Tutto dentro due pendenti di sapere. Pensate che un giga, voi pensate ai vostri telefonini, cioè avete 50, 60 giga, un giga è un metro cubo di carta stampata a 4, pesa una tonnellata. Quindi dentro quel telefonino che lei sta alzando, lì dentro già qualcosa, non so, 64 metri cubi di roba. No, vi rendete conto? Ma quello che è peggio, lo trasferisco in un'altra parte del continente con un click, lo cancello con un click. Cioè non è che mi prende fuoco. Sì, tutte cose che conosciamo, però messe tutte insieme non sono così. Pensate alla dematerializzazione come ha cambiato l'approccio al business in qualche maniera. Guardate questa cosa, tutti conosciamo Uber, non c'ha nemmeno una macchina, non gli importa niente se è Euro 6, Euro 7, Euro 5, niente. Problemi di freni, elettrica, non elettrica, niente, non c'ha nemmeno uno. Guardate cosa vale in borsa Uber e cosa vale in borsa Avis, che insomma tutto sommato è quella che ha più macchine di tutti. Pensate a Amazon, adesso c'ha 3 punti vendita, pensate a chi ce n'ha 10.000. E qual è il valore in borsa? Se guardate il valore in borsa vi rendete conto. Facebook non crea informazione, l'assembla. New York Times invece la crea. Adesso poi si è ribaltata. Cioè i giornalisti vanno a pescare i dati sulla rete, no? Mentre invece prima la rete che assemblava quello che creavano i giornalisti. Airbnb non c'ha nemmeno una stanza. Pensate cosa vale Airbnb, cosa vale Hilton. Ecco, questo per capire che la dematerializzazione ha buttato fuori mercato qualcuno, ha creato le grandi opportunità e la domanda è sempre quella: la PA cosa fa qui dietro? Database l'ho accennato prima, andrei avanti così risparmiamo pure il tempo. Ecco, questa del cyber è una cosa importantissima. Non ce ne rendiamo conto nemmeno noi quanto siamo attaccabili come individui, le grandi imprese purtroppo sì. E la pubblica amministrazione sta in un panorama dove questa cosa non l'ha colta fino in fondo. Però lì è la scoperta dell'America, cioè c'è un altro continente, ci navighiamo tutti, è pieno di rischi, ma pieno anche di grandi opportunità. Sembra uno scenario che ci scivola addosso senza. Pensate alla catena di montaggio, una delle grandi rivoluzioni del secolo scorso, no? Che poi era la catena di smontaggio, niente di più, insomma, ho copiato la catena di smontaggio, la catena di montaggio. Adesso la parliamo col. Diciamo con blockchain, oggi c'è un articolo sul Corriere, eccetera, che presenta anche lì dei rischi incredibili, perché quando metti a blocco, se c'è un anello debole della catena, salta tutto, quindi qualche volta mi viene a dire meno male che noi non ci siamo come pubblica amministrazione, perché tutti quegli anellini lì sono un po' debolucci dal punto di vista tecnico,
uno degli ultimi attacchi che hanno fatto su una di queste importanti a livello mondiale, sono entrati dal sistema di manutenzione dei frigoriferi, pensate un po', gli hacker sottarelli hanno portato via, i soldi cinesi ovviamente, gli hanno portato via una serie di cose. Stiamo passando a una cosa interessante che è quello dell'intelligenza collettiva o l'intelligenza individuale. Noi siamo abituati a ragionare sull'intelligenza individuale, ma come funziona questa cosa? Ce l'abbiamo ancora? È questa l'intelligenza collettiva, dalle neuroscienze. Le oche, però queste sanno come il rifiuto dell'aria, come prendono il rifiuto di quelle tecniche da Formula 1, tecniche da regata. Le formiche, ecco, e questi sono stupidi, quindi cosa succede? Che nell'intelligenza collettiva tu c'hai che la sommatoria degli individui va a un livello di intelligenza di gran lunga superiore rispetto a quello massimo dell'individuo singolo, quindi la formica, lo stormo, le api, eccetera. Noi li prendiamo alti, belli, biondi, con gli occhi azzurri e produciamo stupidità collettiva che si chiama burocrazia. Non è un problema di individui, è un problema di modello organizzativo, noi non ce l'abbiamo. Le riforme, arriviamo al tema delle riforme. Prendo le parole di Amato, in attuazione burocratico cartacea, Alimonte l'ha scritto una cosa anche recentemente, i grandi disegni e le poche realizzazioni. Sono rimasti tutti sulla carta. Anche l'ultima che è annunciata dal ministro in una trasmissione televisiva, io sul cosa fare sono perfettamente d'accordo, ma devo dire da fine anni 70, da Giannini, poi ho fatto consigliere a Cassese, a Bassanini, a Brunetta, ne ho visti diversi di queste cose. Sul cosa eravamo tutti d'accordo, il problema è come. E qui c'è un altro problema, che il ministro non c'ha il tempo naturale per mettere a posto questa cosa. Fare una riforma ci vuole 7, 8, 9 anni. E se questo cambia dopo un anno e mezzo, si ferma gli annunci. Questo è drammatico. Dico subito la proposta finale, io sono dell'opinione che la funzione pubblica, il dipartimento, dovrebbe cambiare e diventare un'agenzia. Un'agenzia digitale, non un premio di consolazione per il politico che non è arrivato giusto, ma un posto tecnico avanzatissimo che ha in mano una riforma e fa un piano industriale generale che poi lo va a declinare su categorie di aziende pubbliche diverse, perché la PIA non è una, sono diverse, un'università è una cosa diversa da una ASL, un comune eccetera, però mentre invece noi, l'ho visto con il legislatore, pensa a un ente, fa una norma per l'ente, però in realtà quello si applica a tutti, no? Quindi questo è un dramma. Pensate che è successo, ecco, noi in quella fascia lì che abbiamo visto ci abbiamo tutte queste riforme, Giannini, Cassese, Bassanini, Brunetta, Madia, eccetera, e alcune anche molto discusse. Sapete quanti ministri della funzione pubblica abbiamo avuto dopo dopoguerra oggi? 67. Se va bene ce ne ricordiamo 3 o 4, i rompiscatole, quelli che hanno fatto delle cose, che però hanno detto delle cose, perché poi non sono riusciti ad applicarle fino in fondo. Ovviamente. Allora, ci sono elementi, ho scritto un po' di tempo fa un libro con un amico, Titi Diversi, ma questo è quello che mi è piaciuto di più, era la riforma obliqua, storia di un fallimento delle riforme della PA. E ho provato a riassumere in 3 lucidi gli elementi che sono di fuori. Aspetti organizzativi. Uno, è stato confuso il diritto amministrativo con il modello organizzativo. La PA non ha un modello organizzativo, non c'ha un piano industriale. E la dico in maniera brutale, pensa che il diritto pubblico sia un modello organizzativo, non è così, non è assolutamente così, è come se io pensassi di fare, che ne so, progetto una macchina avendo in testa il codice della strada, certo qualche paletto me lo mette, no? Non possono fare una macchina un'utilitaria, però non è quello il driver. La PA non è a sommatoria, non è a sistema, scusate, è a sommatoria, però quando si legifera diventa sistema, tutto quanto uguale. L'arco temporale, diciamo prima, abbastanza breve, per cui non c'è la possibilità di realizzare. Sono stati realizzati tanti adempimenti che costano in termini di burocrazia e si è pensato, nessuno non lo fa, che l'organizzazione la fai con le norme, l'organizzazione la fai con i comportamenti. Certo, una norma ti aiuta. Abbiamo informatizzato la burocrazia, ad esempio ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Ho finito, datemi ancora un attimo di pazienza. Guardiamo cosa risorse sulle risorse umane. Anche qui c'ho scritto un libricino, il titolo è provocatorio, dalla riforma del pubblico impiego alla riforma della pubblica amministrazione. Abbiamo pensato che riformando il pubblico impiego si riformava la pubblica amministrazione.
non esiste da nessuna parte una cosa di questo genere. Chi, dopo ci sarà qualche manager che parla dell'esperienza del settore privato, cioè non è che cambiando il contratto lo fai. Il personale della PA, qui sono venuti fuori gli elementi, il personale della PA è spettatore e non attore delle riforme, gli arriva sempre sulla testa qualcuno che decide, per cui l'atteggiamento è ad abbassare la montata, aspettiamo che vada sto ministro e poi no. Quindi è diventato un po' vischioso al cambiamento, ovviamente. C'è l'amministrazione del personale, non c'è gestione e sviluppo. Oh, dico subito che il nostro personale ha il 12,5% di laureati in più rispetto agli altri settori. Quindi c'è margine per fare intelligenza collettiva, non so se è chiaro. Non è la qualità delle persone in discussione, è il modello organizzativo per gestire quelle cose. Non si è capito che la pubblica amministrazione è un'azienda di know-how, quindi ha delle regole diverse. Non le puoi gestire come se fosse una catena di montaggio, taylorismo, eccetera. Ma questo è ovviamente, chi conosce l'organizzazione lo sa da sempre, chi ha lavorato su modelli organizzativi lo sa, e chi ha lavorato sul diritto questa cosa non lo sa. Scarsa attenzione alle competenze e alle attitudini. Io faccio una provocazione, una lezione ai miei studenti, dico una cosa stupida. Pensate come se seleziono nazionale di calcio. Faccio un esame per vedere se conoscono le regole del calcio. Se poi sanno calciare, non ci interessa. Cioè faccio una selezione sulle conoscenze, non sulle competenze e le attitudini. E penso che siano tutti uguali. Quelli che stanno in porta e quelli che sono centravanti, quelli che stanno nelle prefetture, insomma, è assurdo la cosa succede. Oh, peraltro, quando vado a vedere le conoscenze, sono già certificate da università pubbliche. Gli faccio un concorso che dura 3, 4, 5 anni, l'ho pubblicato, quindi posso dirlo. Ho fatto un calcolo di quanto è costato un concorso per avvio alla carriera prefettizia. 66.000 persone, 87 persone selezionate, che poi l'hanno portata a 100, perché il ministro ha detto facciamo già che ci siamo 100, è durato 3 anni e mezzo. Ogni prefetto deve lavorare 833 anni per pagare il costo del concorso. E questo è un dato per difetto. Oh, poi è andata bene, perché poi alla fine la disorganizzazione organizzata ti porta a una selezione che è interessante. Ma vado a chiudere. Scarsa interesse al benessere organizzativo. C'era una norma che diceva misuriamo il benessere organizzativo. No, non è ancora chiudere. Quando lavori con le persone d'alto livello, il benessere organizzativo è tutto, insomma, no? Il clima aziendale, niente. La demografia non sanno cos'è, ci abbiamo dei dati sulla sanità media che fa un po' paura, non riusciamo a cambiarli, sono lì, sono dati reali, non ce la fai. La formazione non è stata mai strumentale a queste cose. Chiudo, leggo solo. Riforma a costo zero, questa è le nozze senza fichi secchi, non esiste nessuna riforma a costo zero, che poi costa, sta cosa. Però ogni norma mai l'avete visto, cioè senza nessun aggravio per le cose. Che poi non costa zero, che qualcuno deve fare. Blocco del turnover, abbiamo avuto 8-9 anni, la spesa pubblica continua a crescere, la PA non funziona, la spending review senza dietro un organization review, ci ho scritto un libro pure su questa cosa, sono chiacchiere, diventa mutilazione, sono tagli lineari, soprattutto se parti all'ultimo minuto non hai altra alternativa che fare un taglio lineare, che mortifica ovviamente. Vado a chiudere. Sfiducia reciproca. Pensate come sono fatte le norme. Le norme parte sempre dalla malafede. La pubblica amministrazione non si fida alle altre pubbliche amministrazioni, non si fida dei propri dipendenti, non si fida dei cittadini. Però noi pretendiamo giustamente che i cittadini si fidino. Quindi, e questo è uno. L'altro tema che ho è che io ho un sacco di campo di arbitri che spesso vanno in contraddizione tra loro. Tutto a tema, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, uno dice una cosa, e ne ha 220.000 norme. Censimento del febbraio, è ovvio che se ne applichi una va in contrasto con un altro. Basso tasso di innovazione. Io, sull'ultimo lavoro che sto pubblicando, ho fatto il genoma della burocrazia, che non è un copia e incolla, ma individui e sostituisci. Prendi dei pezzettini e vale a modificare. Il tema è che non è che ne puoi prendere uno, devi lavorare, è un accordo, non è una nota sola, devi lavorare contemporaneamente su più cose. Che non è facile su questa cosa. Come farlo? C'è un modellino abbastanza interessante. Chiudo. Che è questo? Questo modellino è, se volete, sono i paletti di un eventuale piano industriale. Niente di nuovo sotto il sole. In Italia questo è da decina d'anni. Però se voi andate a mettere le riforme, le idee, le norme, i commi, vi accorgete che questa cosa da noi non ha funzionato.
ma identificato tutto. Allora, noi abbiamo fattori abilitanti, sistema di bilancio, sistemi di programmazione e controllo, sistemi di qualità, non pervenuti. Qualcosa sul bilancio, ma gli altri due non sono nel radar. Io ho fatto parte, qualcuno di voi lo sa, della CIVIT, mi sono trovato con qualcuno dei commissari e ho detto, senti Luciano, ma sta cosa della qualità non possiamo toglierla. Non possiamo toglierla. E vabbè, poi magari quando vai in ospedale ti accorgi che invece se c'è, no, per fortuna ce l'abbiamo. Poi abbiamo dei livelli di cambiamento, ripensare al ruolo dei dipendenti pubblici. Guardate che questo non è che l'abbiamo detto noi in Italia negli ultimi 20 anni, l'hanno detto anche gli altri paesi. Ripensare il ruolo dei cittadini, stakeholder engagement, loro sono quelli che ti possono dare delle motivazioni forti. E poi c'è da mettere in piedi un sistema di rendicontazione delle performance che alimenta i risultati e rafforza i risultati. Quindi quello che serve è cercare di fare questa cosetta qui con un arco temporale con delle persone tecniche, tutto lì. Grazie della vostra attenzione. Grazie a voi. Diciamo descrizione di stato dell'arte, inviterei Marco Carlomagno, il segretario generale del FLP, a fare la sua relazione che invece sarà piena di proposte, spero. Grazie e benvenuti tutti a questo convegno. Ringrazio tutti gli intervenuti, a partire dalla Presidente della Commissione Finanze, Carla Rocco, onorevole Carla Rocco, il Vice Direttore del Corriere della Sera, Antonio Polito, e tutti gli altri parlamentari che interverranno durante il corso del convegno, a partire dal Sottosegretario Claudio Durigon, il Sottosegretario Mattia Fantinati, il Ministro Riccardo Fraccaro, l'onorevole Francesco Boccia, l'onorevole il senatore De Vecchis. Allora, pubblico impiego. Il pubblico impiego è stato descritto in questi anni in vari modi. Ricette e teorie per migliorare la performance sono state tra le più complesse e astruse ipotesi a cui abbiamo assistito. La realtà è che abbiamo un pubblico impiego fortemente pervaso da autoreferenzialità e corporativismo. I soggetti e i responsabili di questa situazione sono soprattutto due, la cattiva politica e il cattivo sindacalismo, che hanno lucrato sulla pubblica amministrazione per generare consenso. La FLP, la Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche, è un'organizzazione rappresentativa soprattutto nelle amministrazioni centrali e nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sin dalla sua nascita ha adottato una politica diversa. Si è scontrata perciò soprattutto con questi soggetti, quindi sia con la cattiva politica, ma molto più spesso col cattivo sindacalismo. Perché difendere corporativamente una pubblica amministrazione che funziona male è come tagliare il ramo su cui si è seduti. Lo status diverso che esiste tra il dipendente pubblico e quello privato, che è sancito dalla Carta Costituzionale, è proprio nei principi a cui devono adempiere, i doveri nei confronti dei terzi amministrati, ovviamente esercitando il proprio compito con la disciplina e l'onore previsti dalla Costituzione. Ebbene, scopo della FLP è proprio quello di partire dalla rappresentanza dei lavoratori, non per difendere corporativamente i propri iscritti, come evidenziava il direttore Polito, ma per avvicinare la pubblica amministrazione agli utenti, per combattere gli sprechi e tutte le azioni che sono quotidianamente messe in atto per mantenere l'utenza in sudditanza. Una capacità di proposta che faccia sì che la pubblica amministrazione non venga più percepita come un freno al rilancio e allo sviluppo del Paese. Noi siamo un sindacato che fa proposte, che chiede di confrontarsi su fatti concreti. È un'utopia? Riteniamo che no,
che non sia un'utopia a patto che si voglia effettivamente il cambiamento. Oggi cosa succede? Oggi abbiamo un'amministrazione a compartimenti stagni, i fascicoli, le pile di fascicoli, le banche dati che pur essendosi moltiplicate non dialogano tra di loro e molto spesso, a partire da quella del fisco, non sono neanche di proprietà della pubblica amministrazione, ma è una norme complesse e una burocrazia che spaventa ed è il freno allo sviluppo del paese. Pensate che oggi assistiamo a doversi raccomandare per avere la carta d'identità elettronica, perché a Roma tra i 4 e i 6 mesi è il tempo occorrente per ricevere questo documento, che è alla base proprio della identità di un cittadino. Il malfunzionamento della pubblica amministrazione è stato combattuto però in questi anni esclusivamente con tagli agli stipendi del personale, il blocco contrattuale, il blocco dei fondi di produttività. Pensare che dopo 9 anni, noi abbiamo avuto il blocco dei contratti pubblici per 9 anni, si sono sbloccati solo a seguito di un ricorso alla Corte Costituzionale promosso dalla FLP. Altrimenti assisteremo ancora all'esistenza di leggi che bloccavano la contrattazione. E badate bene, la contrattazione non serve solo per dare soldi, ma serve per dare dignità e per garantire alle pubbliche amministrazioni di adeguarsi ai tempi che cambiano, alle nuove tecnologie, ai nuovi mestieri, alle nuove professionalità. Quindi colpire l'ultima ruota del carro non fa sì che la pubblica amministrazione migliori. Noi riteniamo che occorra ripensare forme, livelli di governo, organizzazione, reclutamento, formazione, coesione interna delle pubbliche amministrazioni nell'interesse unico dei terzi amministrati. D'altronde il confronto con l'Europa è impietoso. La pubblica amministrazione italiana è mediamente indietro rispetto agli altri paesi europei di almeno 10 anni. Pensare che noi abbiamo adottato il New Public Management quando già nelle altre amministrazioni europee era abbandonato perché non funzionava è quello che dà il senso più profondo della crisi attuale del sistema organizzativo. In Europa si applicano principi quali merit e tenure, che vuol dire che i dirigenti sono revocabili, ma per mancati risultati e sottratti alla dipendenza politica. In Italia il pendolo è stato man mano spostato sempre più verso la politica. E quindi riteniamo importante fare un appello alla politica per creare e per stipulare un patto virtuoso che preveda di non utilizzare più pubblici poteri ai fini di consenso, un patto virtuoso tra politica, dirigenza e sindacalismo pubblico, che smettano di usare i pubblici poteri ai fini di consenso, una pratica che peraltro a cui non si è sottratto nessun governo, perché è nessuna parte politica, da Bassanini, Frattini, Brunetta e Renzi, che addirittura ha previsto nell'ultima riforma che i dirigenti pubblici, a partire dagli enti locali, possano essere nominati dalla politica fino al 30% dei posti, con la copertura di almeno un dirigente. Quindi questo potete immaginare che soprattutto nelle amministrazioni più piccole ha significato l'occupazione totale della politica dei posti dirigenziali. Riteniamo che non vadano più reiterati provvedimenti legislativi inutili, giusto per marchiare l'ennesima riforma, ma la pubblica amministrazione ha necessità di un piano programmato, di un piano lungo che consenta alle pubbliche amministrazioni, alle tante pubbliche amministrazioni, di adattarsi al cambiamento. No, inoltre, a una continua produzione legislativa contro il personale, e perché crea solo demotivazione in questo personale. Se io vedo, ad esempio, la politica sull'assenteismo, noi, se anche domani si scovassero tutti gli assenteisti, e noi ce l'auguriamo che vengano eliminati e allontanati dai posti di lavoro perché danneggiano l'immagine nostra e di tutti i lavoratori che, nonostante tutto, riescono a far andare avanti il nostro paese, purtroppo rimaniamo a cifre di poche
percentuali, cioè rimaniamo a una cifra percentuale. E oltretutto, ma dovrei sapere, dovrei chiedermi, nel frattempo che abbiamo licenziato gli assenteisti, e mi auguro che venga sempre più spesso, ma i dirigenti, quei dirigenti che sono molto spesso i sindaci di quei comuni dove sono stati incriminati 80 dipendenti su 102, dove stavano? I sindaci di questi comuni che chiedono alla magistratura di riammettere in servizio i dipendenti perché con 80 incriminati allontanati dai posti di lavoro non possono più produrre servizi, dove erano quando queste 80 persone non c'erano e non producevano nulla per il benessere della collettività? La nostra proposta, noi proponiamo una rivoluzione culturale vera, basata sulle raccomandazioni OCSE del 2001, quelle che tra parentesi erano state riprese dal ministro Frattini nel 2002 con una circolare inviata a tutte le pubbliche amministrazioni e che poi sono state abbandonate essendo lo stesso ministro stato folgorato sullo spoiling system e l'importanza quindi di assoggettare di più la politica, cioè i dipendenti e la pubblica amministrazione alla politica. Empowerment istituzionale non è un astruso concetto, ma richiede rispetto e ripartizione dei ruoli, il ritorno della politica alle sue attività di governo e coordinamento, stimolando dirigenza e lavoratori non solo a risolvere problemi, ma ad anticiparli, grazie a una capacità di ascolto, sia piani programmi, no a precise e minuziose e particolareggiate istruzioni che non sono il compito della politica. Quindi un piano industriale per almeno 10 anni, ma che d'altronde è semplicemente il piano industriale per le pubbliche amministrazioni. Non è altro che decidere cosa deve fare ogni singola pubblica amministrazione nell'ambito del riparto di competenza tra le varie pubbliche amministrazioni e i vari livelli di governo, in base a quello che già prescrive la Carta Costituzionale, che prevede non solo il compito di assicurare eguaglianza sostanziale tra i cittadini, ma anche i servizi costituzionalmente previsti e la creazione di valore per le imprese in condizioni di concorrenza. Ed è per questo che diciamo no alle esternalizzazioni spinte che sono avvenute in questi anni, perché esternalizzare dicendo che la pubblica amministrazione non può offrire quei servizi costituzionalmente garantiti ai cittadini vuol dire declinare incompetenza dei politici e dell'alta dirigenza o molto più spesso sottrazione di soldi pubblici alla collettività. Esempio la sanità. Se noi dobbiamo riacquistare dai privati, che ovviamente devono fare profitto, gli stessi servizi che dobbiamo fornire ai cittadini, è ovvio che il costo della sanità pubblica è di per sé inferiore a quello che poi riacquistiamo a caro prezzo dalla sanità privata. L'organizzazione dei pubblici uffici. Occorre una cultura organizzativa. Nell'epoca dell'industria 4.0 i pubblici uffici adottano ancora il modello meccanicistico, senza mente. Servono invece modelli complessi, nei quali la leadership e la capacità di risolvere i problemi si trovino ad ogni livello della scala gerarchica. Ogni dipendente, ogni funzionario deve essere immediatamente coinvolto nel risolvere i problemi, non rinviarli alle direttive di turno e rinviare questo la soluzione dei problemi dei cittadini. Ma i premi, esiste un sistema premiale, ma i premi da soli non bastano ad aumentare la produttività. Occorre più motivazione del personale. Un personale coinvolto nelle scelte, coinvolto nella gestione quotidiana. La partecipazione dei lavoratori alla vita dell'organizzazione è fondamentale. Noi abbiamo assistito in questi ultimi anni alla chiusura degli spazi di partecipazione. Eppure tutte le ricerche econometriche che sono state fatte negli ultimi anni a partire dal privato parlano di un aumento della produttività indiretta causazione all'aumento delle materie contrattuali, a un maggiore coinvolgimento del personale nella progettazione e quindi nell'organizzazione del lavoro. Vi è da decidere quindi se mantenere la legificazione piena del rapporto di lavoro, come è avvenuto in controtendenza negli ultimi anni, oppure scommettere che anche nel lavoro pubblico si possa sviluppare tale circolo virtuoso.
Per cambiare è necessario quindi investire nella pubblica amministrazione. Sistemi informatici, certo, ma anche per la gestione del personale. La gestione del personale attualmente e anche i trasferimenti e le mobilità a cui abbiamo assistito in questi anni non sono stati fatti sulla base delle competenze, non sono stati fatti ultimamente nemmeno sulla base delle conoscenze. Abbiamo trasferito personale dalla Croce Rossa, che è stata chiusa, nelle altre pubbliche amministrazioni sulla base non delle conoscenze e competenze, ma sulla base dello stipendio. Per cui ci siamo trovati dei bravissimi infermieri che trasferiti nella pubblica amministrazione o personale amministrativo a gestire funzionari di cancellerie, nell'ambito funzionari delle agenzie fiscali e di altre amministrazioni, non badando alle conoscenze e alle competenze che questi possedevano. E quindi è importante adottare nuove tecnologie. Una delle prime tecnologie reputazionali è quella delle blockchain. Blockchain su cui lo stesso Presidente del Consiglio Conte ha illustrato e oggi è su tutti i giornali, ripreso anche da un articolo del Corriere della Sera, si è parlato appunto di blockchain, quindi nuova tecnologia ai fini reputazionali, ai fini delle conoscenze, e quello che può dare un forte sviluppo alla pubblica amministrazione. E ancora formazione continua, sostituzione di pensionati e piano straordinario di assunzioni, ma che garantisca la trasmissione delle competenze e delle conoscenze professionali. Noi apprezziamo l'ultima legge di bilancio e il coraggio anche di aver previsto 450.000 assunzioni a copertura dei pensionati che sono andati non sono più in servizio, ma è importante fare un piano e dei concorsi per almeno 1 milione di persone. Perché ovviamente nel frattempo, tra le azioni di governo, occorre tenere presente che noi A dobbiamo trasferire le conoscenze e le competenze di quelli che andranno in pensione, B delle stesse linee di governo che con la quota 100 potranno produrre ovviamente tanti pensionati nei prossimi anni. Noi dobbiamo prevenire, noi dobbiamo organizzare il fabbisogno di personale, poi l'assumiamo man mano che ovviamente si liberano i posti, ma nel frattempo possiamo far fare loro sicuramente dell'affiancamento, possiamo far fare formazione, tirocini e coinvolgere le persone nell'ambito degli uffici pubblici in modo da, avendo già vinto il concorso, in modo da poter trasferire le competenze e le conoscenze nel momento dell'assunzione. Tecnologia, sistemi di formazione continua che nella pubblica amministrazione sono totalmente assenti. In sintesi, le nostre proposte: una nuova cultura organizzativa, l'eliminazione dell'eccesso di norme, la riduzione delle nomine politiche dei dirigenti, tecnologia ma non solo, puntare sul senso di appartenenza, la dignità di far parte e di essere al servizio del Paese, riconoscimento delle eccellenze, best practice. In conclusione, senza necessaria volontà politica, reciproca fiducia, una dirigenza conscia del proprio ruolo e pronta ad assumersi le responsabilità che le competono, e la convinzione di tutti gli attori in campo di intraprendere un cammino irto di ostacoli, ma non privo di soddisfazioni, nell'esclusivo interesse dei terzi amministrati, come prescrive la Costituzione. Grazie. Grazie al segretario e darei la parola all'onorevole Carla Luocco, prego. Sì, assolutamente. Grazie. Grazie, intanto grazie dell'invito, è molto interessante ascoltare questi temi perché sono un po' omnicomprensivi. Si ha la sensazione, facendo una fotografia sintetica del nostro paese, che sia un po' sospeso tra tradizione e modernizzazione spinta, perché da una parte abbiamo sicuramente un'utenza, ecco, considerato, diciamo, l'utenza appunto della pubblica amministrazione, un'utenza che è formata anche da cittadini che hanno ovviamente un'età
non giovanissima e che va sempre più, ahimè, avanzando per un discorso di invecchiamento della popolazione. Dall'altra parte abbiamo un forte impulso alla tecnologia, alla modernizzazione di sistemi, giusto e corretto. In mezzo a queste due forze si trova un po' la macchina amministrativa e anche voi, il personale che deve fronteggiare queste differenti esigenze che ci sono nella società. E quindi un pochino come viverlo, come cercare di risolvere questo problema. Io vi faccio subito un esempio pratico, perché giustamente devo analizzare anche la situazione dal punto di vista, io sono presidente della Commissione Finanze, quindi relativamente ai problemi che stiamo affrontando in commissione, e questo vi farà anche capire la mia premessa. Il discorso, per esempio, della fatturazione elettronica. Questo evento che entrerà, si verrà ad implementarsi ulteriormente, perché già esiste e però verrà esteso massicciamente dal 1° gennaio di quest'anno. Ovviamente un passaggio tecnologico importante, un passo in avanti verso un discorso di semplificazione, dall'altra parte chiaramente semplificazione deve essere, quindi è giusto che le imprese siano pronte, siano qualche maniera possano sostenere anche il peso, tra virgolette, del cambiamento, che in una situazione economica già fragile e che vede tra l'altro in Italia tutta una serie di piccole realtà imprenditoriali che stanno sul mercato, chiaramente questo crea sconcerto e spavento. Quindi tante volte è giusto, chiaramente immaginiamoci come non potrebbe essere, anzi è giusto e corretto dare una forte spinta alla modernizzazione e al fatto che comunque la tecnologia possa pervadere, come poi in realtà è, la nostra vita quotidiana, però dall'altra parte bisogna, attraverso appunto anche gli interventi che mi hanno preceduto, sia all'interno della pubblica amministrazione ma anche nell'utenza, far sì che ci sia una preparazione, una prontezza nell'affrontare queste nuove sfide. Da parte della Commissione Finanze posso dire che noi ci stiamo impegnando, infatti ci sono i direttori di agenzia, siamo attraverso le cicli di audizioni, cercare di interconnettere i vari operatori economici in modo che possiamo in qualche maniera fare da snodo alle esigenze che raccogliamo e alle istanze che vengono poi formalizzate in atti normativi. Quindi questo è il lavoro che stiamo facendo. Ripeto, ho fatto l'esempio della fatturazione elettronica, ve ne potrei fare tanti altri, allo studio e all'analisi, anzi, della Commissione, proprio un progetto di legge a mia prima firma proprio sulle semplificazioni fiscali, che vuole proprio implementare il discorso della integrazione delle banche dati in modo tale da poter sviluppare un forte alleggerimento del carico tributario, degli oneri tributari sulle imprese. Quindi ecco, la sfida in questo momento è quello di inglobare all'interno della pubblica amministrazione le novità sotto questa appunto di questa era che ci pervadono, e dall'altra parte di fare in modo che questi non creano neanche in prima battuta un inceppo all'interno del sistema economico. E questo è anche il grande compito che hanno i dipendenti, e infatti io non smetto di ritenere comunque l'essere umano, anche se si parla di epoca in cui i robot possano in qualche modo sostituire le intelligenze umane, invece al contrario questo è un momento nel quale è proprio la sensibilità dell'operatore che in quel momento si ritrova ad affrontare questo nuovo problema che fa la differenza.
Beh, un robot oppure una catena di montaggio telematica non potrà mai sostituire l'impatto e l'empatia e anche la collaborazione che si può avere dall'altra parte quando si impatta la pubblica amministrazione, che si può avere soltanto quando tu impatti in un operatore che è appunto un essere umano, un dipendente che sta dietro un sistema. Questo non lo dobbiamo dimenticare mai. E qua va la sfida, appunto, riallacciandoci al discorso della motivazione, del merito. Non si possono avere dipendenti demotivati, dipendenti che non partecipino a questo processo attraverso dei corsi di formazione, attraverso la conoscenza dei cambiamenti che devono essere introdotti volta per volta. Quindi, è un discorso globale che va affrontato per step, mai per emergenze, e sotto questo aspetto, all'interno della nostra commissione, della commissione che presiedo, c'è sempre una porta aperta e una grande disponibilità proprio per analizzare nei tempi e anche dare delle tempistiche che siano poi pronte rispetto a quelli che sono i tempi del governo, che chiaramente hanno una velocità diversa perché questo è il ruolo importante e centrale del Parlamento, proprio da fare, oltre che ovviamente approvare quello che è stabilito dal governo, ma anche impulso e stimolo e in qualche modo accompagnare l'attività che poi viene tradotta in atti che entrano in vigore dall'oggi al domani e quindi potrebbero essere complessi da gestire. Io vi ringrazio, mi scuso che devo andare via, ma in questo periodo gli impegni istituzionali si accavallano. Grazie mille anche di aver accettato di anticipare il suo intervento. Adesso vorrei invitare innanzitutto il segretario Carlo Magno a prendere posto, poi magari ci rivedremo dopo quando cominceranno la fase finale dei nostri lavori. E invece volevo invitare sul palco i partecipanti alla tavola rotonda, che sono, chiamo quelli che vedo, Sergio Gasparrini, presidente dell'ARAN, Roberto Maglione, professore di Practice alla LUISS Business School, Vincenzo Patricelli, dirigente nazionale della FLP, Francesco Boccia, deputato del PD, che mi hanno detto che c'è e sta arrivando, e poi dovrebbe arrivare anche lui tra poco, William De Vecchis, che è il vicepresidente della Commissione Lavoro, ma tenete presente che oggi sono state convocate entrambe le commissioni proprio sul tema del pubblico impiego, quindi potremmo avere anche qualche ritardo o addirittura defezione. Allora, in attesa che Boccia ci raggiunga, sì, forse distribuitevi, sì. Allora, avete ascoltato sia, diciamo, l'analisi di scenario che la relazione di Carlo Magno. Io a questo punto approfitterei della presenza di Roberto Maglione, il quale, oltre a insegnare alla Business School della LUISS, è stato anche, credo a differenza di molti di voi, un manager, diciamo, nell'impresa privata. Ha lavorato in numerose aziende importanti italiane, da Olivetti a Telecom e Finmeccanica, credo anche, se non sbaglio, se non sbaglio. E si è occupato sempre di gestione delle risorse umane. Allora ci interessava avere un punto di vista dal lato dell'industria privata sul tema della gestione delle risorse umane. Prego. Grazie. Ah, mi posso alzare in piedi? Sì, assolutamente, anzi, se vuole usare il microfono fisso, come vuole. Eh sì, forse è meglio. Buongiorno a tutti, io ho solo una chart però movimentata. Quello che vedrete in questa chart è poco professorale, nel senso che è una razionalizzazione ex post di cose che ho fatto e ho messo in pratica ex ante, come direttore del personale della Olivetti, poi del gruppo Telecom e di Sky, per un breve periodo per lo startup, e per 11 anni Global HR, direttore centrale di risorse umane del gruppo Finmeccanica, ora Leonardo. Ovviamente sto parlando del settore privato,
sto parlando dei grandi gruppi anche a partecipazione statale, e quindi la prima cosa per definire un sistema di gestione integrato delle risorse umane è quello di capire di che cosa stiamo parlando, quindi di capire per bene il business model, di capire per bene le strategie e il posizionamento delle organizzazioni che si gestiscono. Secondo aspetto, di capire bene e studiare in modo approfondito i macroprocessi che consentono di realizzare quei business model, e in terzo luogo capire e definire gli schemi organizzativi. Senza schemi organizzativi è impossibile gestire qualsiasi tipo di attività e di organizzazione, dalla più semplice alla più complessa. Solo allora devono essere definiti i profili delle persone che attraverso quelle organizzazioni e quei macroprocessi consentono di gestire con successo i business model. Detto questo, sembra una cosa banale, però molte volte i capi del personale partono dal fondo perché devono magari sistemare qualcuno, creano le caselle, creano entropia gestionale e risalgono tutto il processo. La cosa è assolutamente sbagliata e non è funzionale al business. Fatto questo, si può incominciare a definire, ed è quello che ho fatto nel corso della mia carriera professionale, quelli che sono le sottofunzioni di una direzione HR che sia funzionale al business model. Allora, innanzitutto definire la parte relativa alla pianificazione e al costo del lavoro e al budgeting e al reporting, cioè innanzitutto avere una dimensione quantitativa del fenomeno, quante persone lavorano nel gruppo. Quando ho iniziato a lavorare come capo centrale della Telecom Italia c'erano 120.000 persone nel gruppo. Beh, non sapevamo esattamente quanti eravamo in tutti, perché da qualche parte ogni tanto sfuggiva qualcuno, era talmente grande quell'impero che era difficile avere i numeri. Quindi la prima cosa è settare un sistema informativo, avere competenza e accortezza dei numeri e sapere soprattutto le persone quanto costano. Costo del lavoro è un elemento fondamentale per i margini e poi per l'EBIT e per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale di un'azienda. In secondo luogo, fare lo sviluppo organizzativo, definire delle organizzazioni che siano coerenti con la mission che si vuole fare e, dopo averle definite, incominciare a fare norme e procedure, cioè quel corpus di norme che consentono a tutti di capire che cosa devono fare. Questo sembra anche qui banale, però in grandi organizzazioni complesse non lo è assolutamente. Il professor Inna diceva prima che manca nella pubblica amministrazione un concetto di organizzazione, di piano industriale. Questo invece è il pane quotidiano se uno vuol mettere in piedi un sistema di riferimento della human resources. E poi lo sviluppo delle persone. Lo sviluppo in questo caso disegna i percorsi di carriera, disegna quelli che sono tutte le policy del gruppo in materia di valorizzazione del capitale umano. Le disegna, ma non le mette in pratica. Chi le mette in pratica è la gestione del personale, che poi si avvale della formazione per poter continuamente formare e aggiornare i propri dipendenti. Formazione che, come sapete, è essenzialmente di due tipi: una formazione che è più orientata alle skill, quindi formazione professionale, tecnico-professionale, di cui e solitamente di questa formazione se ne occupano le business unit, quindi le unità operative, e una formazione invece manageriale, che è quella di cui di solito si occupa la corporate. Altro aspetto importante è il knowledge management o knowledge transfer. Tutte le organizzazioni hanno in sé delle competenze e delle conoscenze. Io ho usato essenzialmente, direi con sufficiente successo, due schemi in questo caso. Il primo è di incentivare coloro i quali andavano in pensione, se allevavano delle persone nel loro ambito, a trasferire il loro know-how. E quindi io gli davo di più di quanto previsto da contratto, proprio perché trasferivano questo know-how. E secondo, istituire dei premi innovazione, dove ciascun dipendente poteva concorrere ad un premio se portava delle idee innovative nell'ambito dell'organizzazione dei processi. Relazione industriale e contenzioso del lavoro, perché dopo aver gestito, evidentemente io devo garantire la compliance del sistema. Welfare aziendale, oggi è molto importante, nella contrattazione di secondo livello diventa un elemento complementare al fatto di dare dei soldi. La cosa importante per il lavoratore è avere un reddito disponibile netto, non è tanto avere dei soldi che poi per la metà vanno via in tasse
e in contributi vari. Quindi quello che conta è il reddito reale, di cui il potere d'acquisto. E il welfare aziendale, se ben fatto, consente di aumentare o almeno di mantenere il potere d'acquisto. E infine, non soltanto fare le cose, ma anche far sapere che si fanno, conoscerle, e dentro alla parte di comunicazione e in-house communication c'era anche la parte di sondaggi di clima, per capire se i lavoratori erano contenti, soddisfatti, motivati di lavorare in quelle organizzazioni. Questo è il sistema, ovviamente customizzato per target population, cioè per fasce di popolazione, ciascuna delle quali ha delle dinamiche, ma anche dei contratti leggermente diversi. Gli operai, gli impiegati e la parte di quello che io ho definito l'elite management, cioè della struttura manageriale. Questo è il sistema messo in piedi insieme a Olivetti, dove c'è una lunga cultura, c'era una lunga e importante cultura della valorizzazione delle persone, ma anche in Telecom e nel gruppo Finmeccanica, avendo avuto 11 anni a disposizione, su questo ci abbiamo lavorato parecchio. Quindi, riassumendo, e qui chiudo, bisogna partire dalla conoscenza del business per definire un sistema integrato di gestione delle risorse umane, e questo va personalizzato, o come si dice usando un neologismo che non è bellissimo, customizzato. Questo consente di creare quello che prima il Presidente diceva, cioè la cultura organizzativa, che è quella che informa, che fa la differenza tra efficienza o non efficienza delle organizzazioni complesse, per gestire il cambiamento. Il cambiamento non è one shot, non è una volta ogni tanto, il cambiamento ormai è continuo. Abbiamo visto, il professor Inna ci ha fatto vedere le dinamiche e la velocità con le quali stanno cambiando le cose, il cambiamento è continuo, e quindi io devo gestire continuamente il cambiamento per riposizionare la mia organizzazione e per poi ridefinire il business model e continuare in questo senso. Questo è il sistema. Ultima battuta, sarebbe interessante ogni tanto confrontare o ibridare due sistemi, pubblico e privato, per prendere il meglio dei due, perché io ritengo che, così come c'è una gaussiana nel sistema privato dove non tutti i manager sono delle aquile e sono bravi, così anche nella pubblica amministrazione ci sono i manager bravi, quelli meno bravi e quelli che invece dovrebbero andarsene a casa. Grazie. Per il nostro tavolo tondo 20-25 minuti. Vorrei partire forse da Sergio Gasparrini, che è il presidente dell'ARAN, quindi qualche modello datore di lavoro per un certo punto di vista dei dipendenti pubblici. Ha sentito anche questa descrizione del modello di funzionamento della gestione del risorso umano del privato. Poi cosa ne pensa di quello che ha sentito finora? Bene, grazie. Certamente è difficile dar torto, comunque difficile disconoscere il valore delle proposte che abbiamo ascoltato già da questa mattina, già dalla relazione del professor Inna, ma anche dalla relazione di Marco Magno. Io tenderei però a volare un pochino più in basso, anche un po' in funzione del mestiere che sono chiamato a svolgere, nel senso di che cosa siamo poi in condizioni noi di fare realmente, magari anche non così a lungo termine, per andare incontro alla direzione che è stata progettata, cioè che può fare davvero il contratto di lavoro, il contratto collettivo, certo, in questa prospettiva, in questa direzione. Ebbene, allora io ho fissato tre temi. Il primo tema riguarda mantenere un fisiologico e corretto sistema di relazioni sindacali. Allora io questo sono convinto che costituisca già di per sé un valore importante. L'abbiamo sperimentato, cioè abbiamo sperimentato delle fasi in cui c'è stata l'opportunità di dialogare, di confrontarci, di scrivere nuove regole in modo condiviso. E poi abbiamo conosciuto quegli 8-10 anni nei quali il blocco della contrattazione, impoverimento del sistema, poche risorse messe a disposizione non tanto dei dipendenti, ma del sistema della pubblica amministrazione nella sua interezza, no? Quindi un disinvestimento abbiamo vissuto forte, e quindi ora siamo di fronte a un bivio importante, o perlomeno abbiamo appena attraversato un bivio importante, perché nello scorso anno, dopo quel periodo lungo, si è un po' invertita la rotta e si è detto: beh, ricominciate a controllare, a contrattare, a vedervi, a discutere, a rimettere su un sistema di relazioni sindacali funzionale. E noi questo compito l'abbiamo iniziato a svolgere. Ora la domanda che ci dobbiamo però porci e ci dobbiamo porre è:
davvero un'inversione di rotta oppure siamo prossimi a un'altra battuta d'arresto? Questa è una domanda importante, no? Perché i primi segnali che arrivano dalla bozza di legge di bilancio, qualche indicazione ce la dicono, cioè noi avremo a disposizione un quint di risorse che ancora adesso non siamo in condizione di giudicare sufficienti per segnare una strada in senso positivo e la continuazione di questo percorso che io appunto ritengo debba essere fisiologico, no? Quindi questo è già un segnale che, visto che siamo in una situazione c'è qualcosa, ma siamo proprio a metà del guado. Questa è la valutazione che dopo tanti anni mi permetto di fare così in modo un po' approssimativo, nel senso che è stata inserita nella legge di bilancio una posta finanziaria che, come dire, è proprio a metà, cioè tipo si può giudicare o mezzo pieno o mezzo vuoto sul bicchiere, quindi siamo in una situazione obiettivamente nella quale si eserciterà la funzione della mediazione, certo, anche dell'agente negoziale. Seconda questione, contratto che deve fare, deve definire in modo chiaro quali sono i diritti e gli obblighi dei dipendenti pubblici. Questa è una missione importantissima, noi dobbiamo scrivere regole semplici, chiare, comprensibili, scritte possibilmente anche in italiano, insomma questo non è semplice perché poi nella funzione di mediazione scappano sempre i pizzini, i foglietti dell'ultimo momento, delle versioni più o meno pasticciate dei singoli articoli. Tuttavia io credo che, nonostante poi noi ci siamo trovati in quella che amo definire la tempesta perfetta, quella di fine dello scorso anno, quando ci si attendeva appunto le elezioni politiche, le elezioni delle RSU, il cambio anche della riforma che era stata appena varata dal ministro Madia, e noi sotto pressione a concludere rapidamente quei contratti. Il mio giudizio è comunque che noi siamo riusciti a scrivere un contratto che, sotto questo profilo, cioè quello della qualità delle regole che abbiamo prodotto, io credo che sia stato fatto un importante passo in avanti. Terza questione, vado rapidamente a punto. Cos'altro deve fare il contratto? Deve definire dei nuovi modelli di classificazione del personale più moderni, più attuali, capaci di intercettare quelle sfide di cui si è parlato fino ad oggi, perché noi conosciamo ancora un sistema di classificazione di vecchio tipo, orientato appunto alla gerarchia, a sistemi meccanicistici che non tengono conto di che cosa è cambiato, delle novità enormi di cui si è discusso questa mattina. E ultimissima battuta, permettetemi di farla, sulla questione della meritocrazia e della lotta ai furbetti. Allora, la mia sensazione, io vorrei davvero appassionarmi al concetto, alla questa vicenda della lotta ai furbetti, eccetera, però faccio davvero una fatica, sento una resistenza interiore e cerco di darmi una spiegazione perché alla fine della fiera tutta questa vicenda a me non appassiona, perché è vero che bisogna, come è stato detto, punire gli assenteisti e quant'altro, ma in fin dei conti la cosa che rileva di più è la qualità del servizio che noi siamo in condizione di dare alle persone. Cioè, le persone devono essere contente se alla fine un malato viene curato, se il servizio viene reso, se le cose funzionano, se le strade sono asfaltate, se i semafori funzionano. Poi ci vogliamo preoccupare anche che c'è qualcuno che gira a timbrare i cartellini, certamente lo dobbiamo fare, ma quanto è più importante la qualità del servizio rispetto a rincorrere quel furbetto, il singolo furbetto, tanto di più. Eppure, scusatemi, nel dibattito pubblico si occupano paginate, no? di discussioni sul fatto che sia stato colto quello in mutande piuttosto che col pollicione, perché da adesso in poi non si farà più con il cartellino, ma bisognerà andare con l'impronta digitale a sostituire il collega assente. Bene, quindi a Napoli hanno già inventato l'impronta digitale. L'impronta, esatto. Questo per dire che si rischia, come dire, deviare l'attenzione dal problema principale, che è quello della qualità del servizio, si è già detto. Su meritocrazia mi permetto di fare segnalare questa questione: noi siamo ovviamente chiamati a scrivere regole in cui si valorizzi la meritocrazia, si premino i migliori, eccetera eccetera eccetera, e lo vogliamo fare in modo assoluto. Tuttavia ricordiamoci che questo è uno strumento, cioè un mezzo che ci serve per realizzare un obiettivo che è il miglioramento della qualità del servizio, non è un fine
cioè non è un totem da proteggere in quanto tale, ma noi differenziare e premiare il merito è lo strumento attraverso il quale riusciremo a rendere migliori servizi ai cittadini. Grazie a lei. Una delle obiezioni che muovevo alla riforma Brunetta stava in questo, sull'assenteismo, no? Cioè è giusto, figurati, tutti devono lavorare, ma se una persona va ogni mattina in un ufficio che non produce nulla, che ci vada dal punto di vista del cittadino, dell'utente, non ottiene niente, no? Anzi quasi avrebbe quasi la fortuna energia elettrica. No, adesso fuori dallo scherzo, cioè il problema è l'organizzazione, l'efficienza. Allora, Francesco Boccia, che è parlamentare del PD e futuro segretario del PD, io lo auguriamo perché è candidato alla primaria. Vabbè, ma insomma, ce la farà. Dopo la mattina di oggi avrà conquistato talmente tanti voti che batterà i suoi concorrenti. Pur essendo assente nella prima parte. Pur essendo assente nella prima parte. Ecco, sulla prima parte le volevo dire, così come spunto del suo intervento, che una delle cose che è stata lamentata qui è che praticamente tutte le parti politiche che si sono succedute ai governi della Seconda Repubblica si sono poste un obiettivo spesso ambiziosissimo di riformare radicalmente la pubblica amministrazione, concordando anche sostanzialmente su che cosa fare, no? Però poi chi mette le mani su questa cosa alla fine muore. Siccome lei, pur essendo giovanissimo, ha una storia parlamentare ormai robusta e quindi ha un ricordo di questa, volevo chiederle dal punto di vista suo, che oggi è all'opposizione, perché il potere politico non riesce a fare questa cosa che pure risulta così essenziale alla crescita del paese, allo sviluppo? Sì, entro volentieri nell'argomento perché mi riporta indietro di alcuni anni e alla mia, diciamo, prima e indimenticata passione, che è la pubblica amministrazione e l'economia delle amministrazioni pubbliche. È il mio mondo, io vengo di qui, insegno questi temi e la politica mi ha temporaneamente, diciamo, portato dentro il processo legislativo. Ma io penso che se c'è una cosa che dobbiamo garantire gli italiani è che per i prossimi 10 anni non rimettiamo le mani sulla pubblica amministrazione, altrimenti facciamo altri danni. Io penso che dobbiamo prima di tutto chiederci che cos'è la pubblica amministrazione al tempo del capitalismo digitale. Perché se è cambiato il mondo, ed è cambiato profondamente, è cambiato il bilancio dello Stato. Io ci ho messo un po' per far approvare la legislatura scorsa la riforma del bilancio dello Stato, ma la mia spinta è assicuro il direttore Polito che per far riscrivere al Parlamento italiano il bilancio dello Stato è una cosa complicatissima, nel senso che si riforma il bilancio dello Stato ogni, diciamo, 2 decenni e di solito con delle toppe. L'avevamo fatto nel 2009, prima della modifica costituzionale dell'articolo 81, e quella modifica aveva prodotto alcuni problemi. Siamo riusciti a farlo perché ad un certo punto con le forze parlamentari tutte, e l'abbiamo approvata quasi all'unanimità, perché ad un certo punto siamo partiti da un assunto diverso. E cioè ci siamo detti, noi siamo proprio convinti che questo bilancio dello Stato sia il bilancio che interpreta correttamente il funzionamento della società oggi, al tempo di questa dirompente rivoluzione capitalistica. Io di qui che voglio partire nella discussione che faccio con il presidente dell'ARAN e con la federazione, perché o noi ci diciamo che cos'è prima la pubblica amministrazione nel tempo in cui viviamo, oppure rischiamo di parlare di piccoli dettagli che forse soddisfano qualcuno, forse c'è chi fa un paper migliore dell'altro, forse c'è un consulente che riesce a costruire un database migliore di un altro, ma stiamo parlando di dettagli marginali. Ora, io so che abbiamo dovuto cambiare le modalità con cui si reperiscono le risorse finanziarie, io so che abbiamo dovuto cambiare, e io faccio fatica ancora a imporlo, ma almeno il dibattito su come si raccolgono le imposte al tempo, insisto,
del capitalismo digitale, perché la rivoluzione che noi oggi viviamo è dirompente quanto sono stati i telai un secolo e mezzo fa, l'energia al vapore prima, l'energia elettrica dopo, i computer degli anni 60. Qui non stiamo parlando di come dobbiamo, possiamo utilizzare l'information technology per alcuni processi, no, qui stiamo parlando di come è cambiata la nostra vita, le nostre relazioni umane, le relazioni tra privati e imprese, tra privato e pubblico. Allora dobbiamo chiederci quali sono i servizi che oggi la pubblica amministrazione deve garantire ai cittadini digitali. Qui non vedo nativi, a occhio questa sala mi sembra tutta... Io sì, no, tutte le signore. No, no, purtroppo no, non voglio deluderle, ma siamo tutti immigrati digitali in questa sala, nel senso che tutti quelli presenti qui ci sono arrivati. Noi non rappresentiamo l'Italia del 2030, 2040, 2050, abbiamo però il dovere di garantire ai nostri figli, ai nostri nipoti, un'Italia e un'Europa all'altezza del mondo che vivranno, per loro fortuna, che sarà, diciamo, caratterizzato e condizionato dalla gestione di dati, dall'utilizzo dei dati stessi, e dall'utilizzo dei dati in funzione di servizi da erogare al cittadino. Ora, la pubblica amministrazione è un patrimonio enorme, è il più grande patrimonio di dati esistente. Io sono tra quelli, non sono una grande compagnia, che intanto vorrebbe che i dati della pubblica amministrazione, i dati dello Stato, i nostri dati, i miei dati di paziente quando vado in ospedale, i miei dati di contribuente nel rapporto con l'agenzia delle entrate, i miei dati anagrafici nel rapporto con il comune, i miei dati nel rapporto con la polizia stradale, i miei dati, la mia vita, la mia esistenza, fosse tenuta, gestita e protetta dallo Stato, non da aziende private che lavorano per lo Stato. Perché se anche le aziende private che lavorano per lo Stato sono partecipate in parte dallo Stato, sempre private sono, perché hanno soci, soprattutto se sono quotate, che hanno interessi diversi rispetto ai cittadini italiani. E anche le intercettazioni sono private. Sarei arrivato anche lì, perché dovremmo toccare, però lì dovremmo chiedere questa straordinaria società che ci ospita di fare una sessione ad hoc. Di chiudere i microfoni. No, lo dico perché chi lavora nella pubblica amministrazione serve lo Stato, risponde allo Stato. Io vorrei che chi entra nella pubblica amministrazione poi ritrovi l'orgoglio di restarci tutta la vita. Spero non si offenda nessuno, ma non mi convince chi entra e esce continuamente, perché chi entra e esce continuamente tende a tenersi, diciamo, il cordone col mondo esterno, che ha interessi diversi da chi serve la pubblica amministrazione. Scusate, ma da questo punto di vista sono di parte, perché essendo cresciuto dentro e avendo studiato le dinamiche di funzionamento della pubblica amministrazione, non mi convincerà mai nessuno sulla necessità che dentro la pubblica amministrazione si debba entrare e uscire a piacimento. Si entra e si decide che quello è il percorso e ci si specializza e si diventa un punto di riferimento. Poi ci si sposta da amministrazioni o tra amministrazioni, ma non si entra ed esce nella relazione con il rapporto privato. Allora, o noi prima ci diciamo che cos'è la pubblica amministrazione al tempo digitale, un tempo in cui cambia tutto, è cambiato il commercio, è cambiata la logistica, è cambiato il funzionamento principale, è cambiato il fisco, e quindi attraverso il fisco che è cambiato abbiamo dovuto cambiare il bilancio dello Stato. È possibile che solo alcuni processi non cambiano? Viviamo in un paese che ha 33, 34, 35 mila data center, e non credete a chi vi dà i dati ufficiali, perché non c'è un pezzo dello Stato che ci sappia dire quanti data center abbiamo. Dovremmo averne 35. Non è difficile, ma dobbiamo farlo noi, e dobbiamo farlo noi con le nostre forze. Non ce la facciamo? Facciamo sì un po' di debiti,
direttore Polito, e tirano dentro 100.000 giovani sviluppatori. 100.000, cioè voglio, giovani sviluppatori. Io molte cose che oggi dico e che ho capito, non le sapevo, non le capivo e alcune non le maneggio ancora. Riesco ad interpretarle perché mi faccio aiutare. E capita, e deve capitare anche nelle amministrazioni centrali. Io non conosco dirigenti della mia età che sappiano costruire un algoritmo all'altezza con i tempi che abbiamo di fronte. Ma se lo Stato non ce li ha all'interno, non è che può comprarle fuori queste cose. Se noi quei data center non li trasformiamo in 34, 35, 40 punti di raccordo dei dati dentro le pubbliche amministrazioni, come possiamo essere in grado di cambiare i servizi pubblici? È chiaro che poi lo specchio sono gli autobus che si incendiano a Roma o la signora che va all'ufficio in un municipio qualsiasi gli dicono torna tra 35 giorni per avere la carta d'identità, che è una roba che non avviene nemmeno nei paesi che hanno serissimi problemi di garanzia del cibo nell'Africa centrale. 35 giorni per avere una carta d'identità, ma è un fallimento totale. È davvero, come dice quel proverbio noto sulla pubblica amministrazione, se fosse esistita così come oggi ai tempi di Cristoforo Colombo non sarebbe partito Cristoforo Colombo. Autorizzazioni, via libera, cioè, e basta un click. Siccome dietro questo smartphone ci sono io, non è che c'è un altro, c'è ormai la mia identità digitale, se io dico che sono io, faccio un click e mi stampo io il mio certificato di nascita, la mia carta d'identità, anche l'autorizzazione delle imprese. Se rispondo ad un piano urbanistico e faccio il costruttore e ho rispettato le prescrizioni, e me lo stampo io l'autorizzazione a fare alcune cose, se poi non le ho fatte sarò perseguito, pagherò civilmente e penalmente. Non ci vuole molto, dobbiamo andare alle fondamenta del sistema pubblico. Quindi io non so come abbiate ipotizzato la transizione. Siccome veniamo da una lunga transizione, io penso che soprattutto voi, soprattutto la federazione, soprattutto chi vive la pubblica amministrazione all'interno, dovete mettere in mora la politica. Dovete metterla in mora. È chiaro che oggi il dibattito è se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto rispetto alle risorse. Io so che ne avevamo stanziate alcune, c'era un patto, c'erano degli accordi scritti, vorrei che quegli accordi venissero rispettati, punto. Indipendentemente ora se è cambiato il colore politico del governo, sono il primo a dire che rispetto a quegli accordi, vi confesso che non mi facevano esaltare quegli accordi quando li abbiamo fatti, nonostante diciamo la competenza e la capacità della ministra Madia, ma perché la pubblica amministrazione, come ci ricordava prima il direttore Polito, è sempre stata utilizzata dalla politica, che però non si occupava di quanto il sistema pubblico aiutasse in qualche modo la società e la comunità a realizzare le proprie aspettative, perché poi a questo serve, e quindi a mantenere la connessione, la cerniera tra i marciapiedi, tra le piazze, tra i luoghi di aggregazione e le istituzioni. No, il nodo vero è che gran parte della politica di destra, di sinistra, quella che si definisce post-ideologica, che poi scoprirà un giorno che si dividerà a sua volta ancora in destra e sinistra, perché resto convinto che diciamo lo schema non sia negoziabile, nonostante i sostenitori del facciamo presto perché oggi tutto è cambiato, è come se essere veloci è sinonimo di qualità. Io penso che mai come in questo momento storico si debbano evitare gli errori del recente passato. Il recente passato è la pubblica amministrazione è un freno. Siccome è un freno c'è gente che non lavora, siccome è un freno c'è gente che non lavora, ora noi dobbiamo far vedere, e qui come si chiamavano i furbetti, poi quegli altri, ovviamente a stampa ci va a nozze, no? Tutti lì fuori una roba di questo tipo. Ora, possiamo ridurre il dibattito sulla pubblica amministrazione, sui cartellini, su chi entra e su chi esce?
questo è stato in Italia, e ogni volta che arrivava un governo, per dimostrare di essere migliore dell'altro, si inventava una cosa in più. Quali sono le grandi tecnologie che abbiamo tirato fuori? Le impronte all'ingresso. Cioè, voi capite che cioè, un paese che si riduce a questo... Io diciamo potrei parlare per ore, chiudo semplicemente dicendo una cosa: la carne, la ciccia, quella che vi interessa, il dibattito politico, il dibattito in commissione inizia domani pomeriggio, se ci saranno i pareri della maggioranza del governo vedremo, io il bicchiere lo vedrò diciamo a metà, perché non è né vuoto e né pieno. Lo vedrò a metà, semplicemente se ci sarà almeno rispetto agli accordi firmati. Se questo governo dovesse dire noi partiamo di là e ci mettiamo anche questo, questo e quest'altro, prontissimo a valutarlo. Ho la sensazione che la ministra Bongiorno viva in uno splendido isolamento, suo malgrado, ma vive in una splendida persona. Mia amica, che stimo tanto, molto seria, ma ho la sensazione che a Salvini e Di Maio, che sono i due azionisti di questo governo, del pubblico impiego, della pubblica amministrazione, della trasformazione della stessa, a parte qualche dibattito nella Casaleggio Associati su come utilizzare la blockchain, ho la sensazione, forse per la pubblica amministrazione, mi pare di poter dire che non interessi molto. Spero che la federazione riesca a scuotere diciamo la loro attenzione, ho la sensazione che sarà così. Se dovessero da martedì a domenica arrivare in commissione delle cose che sono aggiuntive rispetto a quell'accordo, io sono tra quelli che farà di tutto per portare il Partito Democratico sul sì, non solo nella valutazione ma anche nella trasformazione delle stesse in progetti realizzabili. Detto questo, vorrei ritrovarmi con voi in un altro contesto per parlare di come la trasformiamo la pubblica amministrazione al tempo del capitalismo digitale che tocca tutti noi, società, mondo delle imprese e relazioni tra persone, imprese e pubblica amministrazione. Grazie. Grazie. Mi sono ricordato di un articolo uscito qualche anno fa che diciamo così immaginava passaggio per passaggio che cosa sarebbe successo a Steve Jobs se fosse stato italiano, e concludeva che praticamente siccome lui lavorava in un garage all'inizio si sarebbe arenato già sulle autorizzazioni dell'ASL per la parte sanitaria. E un'altra cosa che mi sono ricordato, che mi ha sempre colpito molto, prima si parlava attivi digitali, l'età media della pubblica amministrazione, il segretario Carlo Magno prima mi diceva che è 58 anni, no? 50. Ah, l'amministrazione centrale. No, ma comunque dovete sapere. Abbiamo alcune media, abbiamo i carabinieri che sono più giovani, perché lì a 50 anni si fa, si fanno via in pensione. Comunque la cartina di tornasole è che una volta, 10 anni fa, fu invitata a un convegno di un'associazione che si chiamava Giovani Dirigenti della PA. Qualche anno dopo ho saputo che hanno cambiato nome e si chiamavano Dirigenti della PA. No, perché hanno tolto i giovani? Perché essendoci in blocco il turnover non entravano più nessuno e quindi diventavano tutti non più giovani, no? Quindi siccome a 50 anni non si potevano più chiamare giovani, chiamiamoci Dirigenti della PA. Con l'arpasino li chiameranno Venerati Maestri. Venerati Maestri. Non diciamo poi. Non diciamo prima. Dopo il venerato prima maestro. Ma dopo viene. No. E quella è la fase mia, io lo so bene. No, giovane promessa, venerato maestro, solito stronzo. E le mio vive dopo, ma non lo so perché ci sto vicino io. Allora, io volevo chiamare in causa proprio Vincenzo Patricelli, dirigente nazionale della FLP. Noi abbiamo parlato molto degli effetti che questa inefficienza ha sul sistema Italia, no? Non soltanto sugli utenti diciamo, dei servizi a pubblica amministrazione, ma anche sulla crescita, sullo sviluppo, perché uno dei grandi gap diciamo, del nostro paese rispetto ad altri sta proprio in questo. Piacerebbe sapere un po' cosa dice FLP e cosa pensa. Sì, io volevo provare proprio a fornire qualche dato, spero senza annoiarvi troppo, perché non tantissimo tempo fa è stato pubblicato il rapporto
sull'innovazione dei singoli paesi per il 2018, un indice che si chiama Global Innovation Index e che misura la capacità di innovazione di ogni singolo paese. Beh, voi tenete conto che noi siamo un'economia tra le prime, insomma, facciamo parte del G8, facciamo parte forse tra le prime 10 economie del mondo, per essere pessimisti. Beh, pensate soltanto che il Global Innovation Index, che misura non solo la capacità di innovazione, ma misura anche quanto il paese è in grado di trasformare le potenzialità in innovazione reale. Noi siamo al 29° posto come capacità di innovazione e riusciamo addirittura nel tentare di trasformare le nostre potenzialità in innovazione vera e propria, riusciamo a essere ancora più indietro, cioè al 35° posto. E guardate, primo problema che abbiamo, un problema credo uno dei più grossi, è quello proprio degli investimenti in capitale umano in ricerca. Siamo 32esimi. E poi ci sono delle situazioni che uno dice: ma come mai si verificano queste cose qui? Perché voi immaginate che abbiamo una magnifica ricerca, siamo settimi per qualità della ricerca, però poi quando andiamo a sviluppare modelli di business o creazione di nuovi modelli organizzativi, siamo rispettivamente al 70° e all'82° posto, al 108° posto per quanto riguarda gli investimenti, ma non riusciamo nemmeno a prenderli dall'esterno, perché gli investimenti diretti che riusciamo ad attrarre in questa classifica siamo addirittura al 111° posto. E purtroppo tra le cause bisogna annoverare anche il mancato funzionamento non solo della pubblica amministrazione in quanto tale, ma del sistema di regolazione e anche della pubblica amministrazione, perché noi sostanzialmente riusciamo ad essere al 56° posto, ed era quello che diceva prima l'onorevole Boccia, noi riusciamo ad essere al 56° posto per la facilità di avviare un business. Ed è evidente che se c'è un problema di questo genere è anche un problema di regolazione. Siamo al 53° posto per quanto riguarda la capacità del sistema giustizia, inteso sia come semplificazione delle norme, ma anche come funzionamento della giustizia, nel riuscire in qualche modo ad aiutare il business. E quindi è ovvio che c'è qualcosa che assolutamente non funziona. Beh, rispetto a questi dati, che ripeto sono abbastanza, penso siano abbastanza impietosi, non riusciamo ad attrarre laureati dall'estero, riusciamo ad esportarli ma non riusciamo ad importarli. È ovvio che alla base c'è anche un problema di funzionamento complessivo della pubblica amministrazione e soprattutto c'è un problema di pubblica amministrazione in rapporto al capitale umano. Perché vedete, noi rispetto a una situazione del genere e rispetto al fatto che, per esempio, negli ultimi 20 anni c'è questa vulgata per cui siamo troppi dipendenti pubblici. Beh, vedete, è uscito recentemente uno studio dell'Università del Piemonte Orientale che misura quanti dovremmo essere come dipendenti pubblici per avere lo stesso tasso di dipendenti sugli occupati degli altri paesi industrializzati, ed è venuto fuori che per essere allo stesso livello dovremmo avere 2,5 milioni di dipendenti pubblici in più. Ora è chiaro che forse 2,5 milioni di dipendenti pubblici
sono un po' difficili da assumere, insomma, però è anche ovvio che questa vulgata è ora, insomma, che cominci ad andare in soffitta. Siamo il paese in assoluto, se consideriamo anche la pubblica amministrazione allargata, siamo il paese tra i paesi industrializzati che ha meno dipendenti pubblici per numero di occupati. Manca il personale, ma manca, e lo diceva il professor Inna, manca anche totalmente la capacità di gestirlo questo personale. Il personale della pubblica amministrazione non viene gestito, viene amministrato, che è una roba diversa. Ora, rispetto a questa situazione, noi dal punto di vista complessivo, come l'Italia, come le pubbliche amministrazioni italiane presidiano la funzione HR? Io prendo la funzione pubblica. Dove sono in funzione pubblica gli esperti di gestione del personale? Guardate, in funzione pubblica noi da decenni abbiamo semplicemente delle ottime persone, degli ottimi giuristi che pensano che ogni problema si risolva facendo delle leggi. Ma non è così. Ora, io spero che tra voi, cioè spero, so che tra voi ci sono dei politici che hanno a che fare quotidianamente con il ministro Bongiorno e possono sicuramente consigliarla meglio di noi. Noi come sindacato vi preghiamo, per qualcuno spieghi al ministro Bongiorno, ma dico al ministro Bongiorno perché a quelli prima ormai non glielo possiamo spiegare più, gliel'abbiamo provato ma non ci siamo riusciti, qualcuno spieghi al ministro Bongiorno che la produttività nella pubblica amministrazione non cresce per decreto. È inutile star lì a rincorrere il pezzetto di assenteismo, ripeto, non lo dobbiamo nemmeno dire, li vogliamo fuori quelli dalla pubblica amministrazione, però non è che se ne mettiamo fuori un tot automaticamente aumenta la produttività. Oggi, adesso ho letto negli ultimi giorni un'altra proposta che mi ha fatto accapponare la pelle, che io sono sicuro che è frutto dei giuristi che sono in funzione pubblica, cioè quella di dire adesso mandiamo in giro una commissione che misura quanto uno si attiene alle procedure oppure se rallenta. Queste robe qui non si fanno per legge, non si aumenta la produttività per legge. Proviamo invece a vedere come si può aumentare la produttività. Cominciamo a capire il capitale umano delle pubbliche amministrazioni. Beh, dicevo prima, la funzione pubblica non ha esperti di gestione del personale e quindi non può fare nessuna azione propositiva in questo campo, può fare solo tante leggi. Ora voi immaginate soltanto, guardate, cominciamo dai sistemi informatici. Le pubbliche amministrazioni, quasi tutte le pubbliche amministrazioni, non sanno cosa hanno in pancia. Non sanno assolutamente quali sono le competenze delle persone che lavorano presso quell'amministrazione. Guardate, il dottor Gasparrini, noi stiamo affrontando la rivisitazione degli ordinamenti professionali. I dati che ci arrivano, sapete quali sono? Ci arrivano i dati degli inquadramenti, cioè quanto prende di stipendio a B, C, D. Ma guardate che non è quella la gestione del personale. Ripeto, noi non sappiamo, in tutta Europa, nel mondo, ormai si parla di knowledge management, di sistemi reputazionali, di competenze che vengono certificate tra pari attraverso l'uso delle blockchain. Noi siamo ancora al fatto che, e io questo lo chiedo al professore, mi immagino, cioè
cosa succederebbe in un'impresa privata? Oggi, se un'amministrazione pubblica, vedete, ha bisogno di un esperto di una data materia, uno non sa se ce l'ha. Due, normalmente, non sa se c'è un'altra pubblica amministrazione che ce l'ha e semmai è disponibile a cedertelo. Io mi immagino cosa succederebbe in una qualunque impresa privata che ha semmai 50 stabilimenti in Italia. Ci sarebbe a monte, se ci fosse, ci sarebbero a monte sempre dei sistemi informatici che presidiano, sistemi informatici, ovviamente anche persone, che presidiano la funzione HR e che sarebbero in grado di sapere in tempo reale la competenza che in quel momento ti serve, in quale dei 50 stabilimenti c'è. Noi sapete cosa facciamo? Gli interpelli con la carta. Facciamo gli interpelli pubblici chiedendo se c'è per caso qualcuno che... Guardate che con questo sistema non andiamo da nessuna parte. Allora, il vero problema, sì, è vero, c'è bisogno di un piano industriale, e questo è indubbio, ma siccome noi il piano industriale in parte almeno ce l'abbiamo, ed è la Costituzione il nostro piano industriale, il nostro primo piano industriale è la Costituzione, io vorrei sapere come riusciamo a aumentare la produttività se noi non siamo in grado di presidiare le funzioni HR. Non sappiamo assolutamente niente. Allora, o noi alla politica per quello cosa chiediamo? Perché anche qui si è fatto un gran parlare anche sul discorso della partecipazione dei lavoratori alla vita degli uffici. Perché siamo partiti negli anni, alla fine degli anni 90, siamo partiti con le grandi riforme, eccetera, e poi alla fine siamo tornati indietro perché qualcuno ci ha detto che le materie di contrattazione erano troppe e quindi si spendeva troppo per la contrattazione decentrata. Così si è buttato il bambino con l'acqua sporca. Perché? Perché si è rilegificato tutto, non c'è più nemmeno la partecipazione dei lavoratori alla vita degli uffici. E badate bene, lo studio dell'Università di Bergamo è chiaro al riguardo, c'è un rapporto di causazione diretta tra le materie demandate il numero di materie demandate alla contrattazione e l'aumento della produttività, e non può che essere così. Allora, su questa, e veramente chiudo, su questo discorso, il vero problema qual è? Che non è che la contrattazione decentrata è andata fuori controllo, per qualche motivo. La contrattazione decentrata è andata fuori controllo semplicemente perché, applicando ingenuamente i criteri del New Public Management, ci si è convinti che in effetti la contrattazione decentrata tra dirigenti e sindacati rappresentasse due parti diverse. Le due parti si sono messe sostanzialmente d'accordo quando parlavamo di cattiva dirigenza, cattiva politica, cattiva dirigenza, perché la dirigenza in questi anni ha rifiutato di assumersi il suo ruolo. Ha preferito essere subalterna alla politica, e quindi anche la dirigenza deve fare la sua parte, deve uscire dalla subalternità alla politica, e ha preferito una forma di collusione. Ma il fatto che sia cresciuta quella roba lì non vuol dire che devono diminuire le materie demandate alla contrattazione, vuol dire che la politica, anziché fare norme, deve fare piani e programmi. Sui piani e sui programmi, e non sulla fedeltà politica, deve valutare la dirigenza, e deve fare in modo che la dirigenza, slegata da questo tipo di sistema, provochi quell'aumento del senso di ingaggio delle persone in maniera tale da accrescere la produttività, e per farlo deve rivolgersi non al suo interno, ma deve rivolgersi all'esterno.
deve parlare con i cittadini, deve far sentire le persone che lavorano nella pubblica amministrazione utili per la comunità per la quale lavorano, e la comunità partecipe dell'attività della pubblica amministrazione, cosa che in questi anni purtroppo si è persa per questo circolo perverso che si è creato. L'ultima cosa davvero, e finisco, è che alla fine, guardate, queste robe qui sono possibili. Si erano avviate delle cose, si erano avviate all'inizio degli anni 2000, si erano avviati dei progetti in questo senso, solo che anche lì si è fatto un errore che purtroppo era stato fatto anche 50-60 anni fa nell'impresa privata, cioè l'idea di chiamare delle persone da fuori, metterle a studiare, fargli produrre dei begli studi, e poi pensare che questi fossero esportabili a qualunque livello. Le pubbliche amministrazioni non sono tutti uguali. È la stessa cosa che succedeva, che è successa 50 anni, più di 50 anni fa, quando si cominciò a usare nelle imprese la psicotecnica di massa. E che cosa succedeva? Succedeva che si chiamavano dei consulenti che facevano i test per selezionare gli operai che in quel momento servivano in grandi masse all'industria. E poi però questi non partecipavano, non erano, anche quando erano a libro paga, per esempio ci sono gli esempi della Olivetti, eccetera, dove erano direttamente a libro paga dell'impresa, cosa facevano? Restavano fuori dalla vita dell'azienda. Cioè facevano gli studi, però poi ne rimanevano in qualche modo fuori. Allora, anche qui, non c'è da chiamare gli studiosi, fargli fare le cose e poi esportare. C'è bisogno di esperti, c'è bisogno di persone che siano convinti, che abbiano un senso di ingaggio forte, siano convinti di lavorare nella pubblica amministrazione e che sviluppino, aiutino a sviluppare e a presidiare le funzioni di human resource per creare un circolo virtuoso da contrapporre al circolo vizioso. Se noi lo facciamo, altro che soldi per i contratti, perché come vi ho dimostrato prima, se funzioniamo noi, funziona anche il resto dell'economia. Allora, altro che lo 0,2, lo 0,3 di PIL, noi recuperiamo punti e punti di PIL. Bene, noi siamo pronti a fare la nostra parte come organizzazione sindacale. La politica la stiamo mettendo in mora, onorevole Boccia, la stiamo mettendo in mora. È quello che facciamo perché siamo convinti che bisogna fare qualcosa di diverso che fare consenso sulla pubblica amministrazione. Un buon programma. Grazie, è stato molto efficace. Volevo fare un secondo giro, però un pochino più rapido. Mettere sul tavolo due cose che sono due curiosità mie personali. Lei ha parlato di bisogno di ingaggiare, di far sentire, questo è un problema. A parte che pensavo che ormai in Italia è l'unica azienda che ha 50 stabilimenti alla pubblica amministrazione, perché altre aziende italiane che hanno 50 stabilimenti in Italia non ne conosco, magari ce l'hanno all'estero ma non in Italia. Ma dicevo, a proposito del senso di ingaggio, cioè di partecipazione, perché poi alla fine in ogni organizzazione umana è quella che decide, soprattutto oggi, la capacità di risolvere problemi, no? Di non aspettare che qualcuno ti dica come fare o che arrivi un comando all'alto. Questo mi sembra chiaro che sia uno dei grandi problemi della pubblica amministrazione. Ci sono due questioni, una è quella delle retribuzioni. Cioè si è tentato più volte in passato di creare degli incentivi ad avere appunto un ingaggio maggiore, no? Questa cosa non ha funzionato bene, è vero o non è vero? I nostri dirigenti e quadri della pubblica amministrazione sono pagati troppo poco. La seconda è perché onestamente la retribuzione è un incentivo a lavorare in un certo modo, lo sappiamo tutti. La seconda questione è l'indipendenza e l'imparzialità della pubblica amministrazione, perché se io dovessi fare un rimprovero alla politica degli ultimi anni
e ancora di più a quella di questi giorni, è la tentazione evidente di, diciamo, orientare il lavoro della pubblica amministrazione o di conquistarsene le grazie, certe volte con questa, in passato, con questa soluzione mediana dello spoil system, che è una cosa innestata, diciamo, un sistema anglosassone, anzi americano, non anglosassone, innestata su un'amministrazione che invece è di origini napoleoniche, insomma, di tutt'altro genere. Ecco, questa secondo me ha fatto male all'ingaggio, no? Perché in qualche modo si sono create, diciamo, delle sovrapposizioni, certe volte dei disincentivi, perché tanto avanti quello, perché amico del ministro invece che io che lavoro, eccetera, eccetera. È vero quello che dico o mi sbaglio? Sì, cioè, ci sono elementi che fanno riflettere su questa antica vicenda che mette, diciamo, il dito della piaga nel difficilissimo rapporto tra politica e dirigenza pubblica. Io ricordo che diciamo, i due cardini essenziali della riforma, quella sì, probabilmente si potrà chiamare davvero riforma del 93, erano essenzialmente due: quello di svincolare la politica dalla gestione, cioè di distinguere nettamente chi doveva dare indirizzo e chi invece esattamente poi doveva essere chiamato a gestire le scelte fatte dalla politica, e il secondo cardine era la cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Questi erano. Ebbene, questi due cardini hanno avuto vicende alterne, no? Nel senso che sul primo dei due, cioè sul fatto che si dovessero svincolare politica da dirigenza, abbiamo visto momenti differenti, no? Ma soprattutto abbiamo assistito numerose volte al tentativo della politica di tornare ad appropriarsi della funzione di gestione in modo un po' surrettizio. Chiaramente nessuno poi ha avuto il coraggio di dire adesso decido io, hanno trovato sistemi, come dire, alternativi, quali? Lei l'ha citato poco fa, direttore, lo spoil system è certamente stato uno di questi. Beh, la legge Madia non è riuscita nell'intento, aveva tentato, ma alla fine è rimasta bloccata, diciamo, dalla Corte Costituzionale. Un caso in cui il successo di una riforma è positivo, insomma. Esatto. Non c'è solo poco. Però appunto ancor prima era accaduto dell'altro, se ricordiamo, no? Diciamo, sulla dirigenza sono stati fatti molti interventi che miravano a ridare il potere alla politica attraverso sistemi, diciamo, differenti. E ancora oggi siamo di fronte a questo snodo, che però, diciamo, lascia irrisolta un'altra questione fondamentale, cioè la responsabilità, in che senso? Nel senso che è evidente che la politica ha tutto l'interesse a ritornare a gestire, a essere lei a dover decidere la spesa, a gestire la spesa. Purtroppo però poi le responsabilità di quelle decisioni ricadono esclusivamente sul dirigente. Quindi è inevitabile che il dirigente resista il più possibile a questo tipo di pressione e non fa, diciamo, anche l'idea di dover, come dire, aggiungere alle responsabilità tipiche della dirigenza, che sono civile verso terzi, penale, amministrativa, contabile, chi più ne ha più ne metta, aggiungere alla responsabilità dirigenziale, ritenendo che attraverso la responsabilità dirigenziale si riesca a scardinare, cioè questo è, cioè, illusorio, è assolutamente illusorio, tant'è che la dirigenza resiste e fa fronte e non fa penetrare questo. Quindi noi siamo ancora in una condizione non risolta. Poi una battuta veloce, mi ha chiesto sulle retribuzioni, anche qua, rimanendo sul campo della dirigenza, io dico questo, che la dirigenza, tra virgolette, ha un po' venduto la sua funzione, perché tutto quello di cui ho parlato poc'anzi è anche frutto di uno scellerato scambio che avvenne alcuni anni fa. Io ero sufficientemente anziano per ricordare questi fatti, quando ci fu all'epoca il ministro Bassanini che, per, come dire, dare il via a questo sistema di recupero della decisione, della capacità decisionale della politica nei confronti della dirigenza, mise sul piatto, all'epoca erano 100 miliardi di vecchie lire, certo, ancora lo ricordo, che diedero l'opportunità ai dirigenti di fare un balzo in avanti sulle retribuzioni molto rilevante, e che non con ogni probabilità ha contribuito poi a mantenere questo strano incestuoso, certo, rapporto, certo, tra la dirigenza e la politica. Molto giusto. Grazie. Io volevo chiedere,
Volevo chiedere a Boccia anche un'altra cosa. Andando in giro per l'Italia, una causa del blocco, della stagnazione, della crescita, che tra l'altro potrebbe diventare recessione, perché insomma c'è il rischio serio che i prossimi quadrimestri ci diano delle brutte sorprese, i prossimi trimestri ci diano delle brutte sorprese. Sta, io sento questo argomento, l'amministrazione pubblica ha paura di agire, ha paura di decidere, perché è sommersa da una tale quantità di leggi e di controlli ed è sottoposta a talmente tante verifiche dalla Procura alla Corte dei Conti che molta gente dice: beh, io sto fermo perché non sia mai agisco, poi mi arriva il ricorso, poi mi arriva la denuncia e così via. Ora che noi abbiamo un eccesso di leggi, lo sappiamo, è un fatto assolutamente notorio, ma lei, per la sua esperienza di parlamentare che appunto mancava anche gira anche il territorio, questo rischio lo sente? Sì, questa purtroppo è la condizione quotidiana, è più di un rischio, cioè è la condizione in cui vivono in questo momento buona parte dei dirigenti pubblici, dei funzionari che hanno responsabilità in alcuni casi con funzione dirigenti in alcuni ambiti della pubblica amministrazione, in un paese in cui, e qui possiamo pensare che la colpa sia della pubblica amministrazione, se in un paese il 70% delle gare d'appalto per opere pubbliche, 70% finiscono con un contenzioso, bisogna fermarsi, chiamare il time out e dire: ragazzi, non funziona nulla. Io capisco che questa cosa, diciamo, ogni volta che la dici vanno in fibrillazione eserciti di avvocati, di amministrativisti, civilisti. Ogni volta che tu dici: ora mettiamo le mani, cosa vuoi fare? No, dico: voglio sbloccare il paese. Io capisco che è come se fosse diventato il terzo tempo della partita il contenzioso. C'è il primo tempo, il secondo tempo, poi c'è il terzo tempo, perché è sistematico che chi non vince utilizza quel metodo, quello strumento. Ovviamente nel momento in cui questo accade si tira dentro la responsabilità inevitabile di chi ha istruito quel processo. Stiamo parlando delle gare d'appalto, che sono una parte marginale, ma una parte che ti dà il senso. Quindi sì, il rischio che ricordava il direttore Polito è più di un rischio, la condizione in cui noi oggi viviamo, il sistema vive, e però su questo bisogna essere radicali nelle soluzioni. Cioè, bisogna essere radicali nelle soluzioni e quindi bisogna scontentare molti. Sulla giustizia amministrativa, anche lì proporrò ad Accadrà un seminario solo sulla giustizia amministrativa. Volevo solo dire una cosa sullo spoil system. Non è difficile e non ci vogliono leggi, se volete ne facciamo anche una, io sono per farne. Diciamo, ogni legge che si fa devi prevedere almeno di toglierne due, perché altrimenti non facciamo altro che creare guai. E il problema è che continuiamo a normare con toppe. Se voi vi guardate gli emendamenti che da martedì andranno al voto in commissione bilancio, la maggior parte degli emendamenti su cui il governo di turno, in questo caso quello Conte, si appresta a dare il via libera, sono norme che nulla hanno a che fare con i fondamentali della manovra. Ora mi sono permesso di sbirciare un attimo, perché avevo pressione dal mio gruppo legislativo, perché bisogna dare il parere su alcuni emendamenti che arrivano soprattutto alla maggioranza, c'entrano nulla con la manovra. Norme ambientali, un po' di, no, è come gli ingredienti, un po' di ambiente, i vagoncini attaccati, sì, ma che ti smontano altre norme e te le rimontano con una toppa, ed è tutto così. È evidente che poi il sistema va in loop e poi tutto si scarica su chi poi quelle norme deve interpretare, su chi viene chiamato dal privato di turno per chiedergli conto della cosa che spesso è un diritto che si aspetta e chi
lo aspetta in tempi brevi. Intanto un impegno che secondo me tutti dovremmo prendere: spoil system. Io non sono stato un grande, lo dicevo da ricercatore con delle critiche puntuali, lo dico oggi, della, non tanto la distinzione sul problema che la politica dovrebbe occuparsi di indirizzi, ma non conosce la via in alcuni casi, quindi non altro che indirizzi, va a caso. E comunque giusto. Il problema è come, diciamo, la pubblica amministrazione si occupa di gestione. Se te ne occupi con gente nata, cresciuta e formata nella pubblica amministrazione, tu sai che il meccanismo, il rapporto è quella roba lì. È vero, siamo un sistema pubblico di derivazione napoleonica, anche se la centralità l'abbiamo persa. In Francia è rimasta molto salda, anche il modello di formazione è rimasto ancorato ad uno schema che conosciamo. Noi abbiamo fatto un gran casino perché abbiamo messo dentro tutto e il contrario di tutto. Il problema è quelli entrati con lo spoil system poi sono rimasti tutti dentro. Cioè basterebbe fissare una norma chiara: chi entra esce con chi entra. Qui chi li ha portati va via e li lascia dentro, e sono i riferimenti degli stessi fuori. E poi si creano le bande, i gruppi, gli amici e gli amici. E questo è il nodo. Diciamo, ci vuole una norma? Io penso di no. La facciamo? Facciamo, ma deve essere chiaro. È ovvio che queste cose funzionano se tu vai nel serbatoio e rialimenti la pubblica amministrazione. Perché diciamocelo francamente, il paese è vecchio. Nel 2030 avremo un italiano su 3 over 70. Non può non essere vecchia la pubblica amministrazione. Prima si citavano come termini di paragone per abbassare l'età le forze dell'ordine. No, le forze dell'ordine hanno l'età più alta d'Europa, l'abbiamo abbassata con le ultime immissioni, ma abbiamo per strada ragazzi, io li chiamo ragazzi che sono miei coetanei, carabinieri di over 50 o poliziotti over 50-55, è complicato pensare che possano correre dietro un ventenne. È tutto così. Allora noi è inevitabile, so che questa cosa Antonio non appassiona, ma se noi non facciamo un grande patto tra le forze politiche per riempire la pubblica amministrazione di giovani, io dico in particolar modo giovani digitali, e non facciamo un patto serio rispetto al quale facciamo un'immissione, io stimo in almeno 100.000 unità, servono 100.000 persone tra amministrazioni locali, regionali, sui comuni. Il blocco turnover ha provocato un disastro. Io vivo, diciamo, vivo a Roma, provengo da una regione, la Puglia, che ha 4,3 o 4,4 dipendenti comunali ogni 1.000 abitanti. La media italiana è 6,2, 6,3, 6,4. Ora, cosa faccio? Chiedo a Friuli Venezia Giulia di darmi la differenza perché ne hanno 10? Perché non è che ce ne stanno solo i 22-23 della Sicilia. Ci sta il Friuli, ci sta il, diciamo, l'efficiente Veneto è quasi a 7, o l'efficiente Lombardia è quasi a 7. Poi ci sono regioni che, siccome sono stati chiusi i rubinetti negli ultimi 10 anni, tu ti ritrovi solo anziani, non ti ritrovi giovani, non ti ritrovi nemmeno il vigile urbano nel comune di 3.000 abitanti, perché ce n'era uno, è andato in pensione e non te lo ritrovi più. Cioè, se noi non facciamo i conti con questo, e quindi siamo obbligati a dirci, prima di sederci, quanta gente mettiamo dentro e per far cosa soprattutto, perché servono competenze, skills che ti cambiano la pubblica amministrazione. Accompagniamo la pensione una parte che magari ci vuole andare ed è inutile tenerla ancora dentro perché è un costo sia perché non ce la fanno più, sia perché non ci vogliono usare, sia perché non sono più adatti. E dispiace dirlo, ma è così. Fatto un patto politico di questo tipo, che non è spesa pubblica in più, significa mettere benzina nel motore e poi dopo si riparte. Grazie, grazie a Boccia. Al professor Maione e a Vincenzo Patricelli una battuta su questi temi, perché è arrivato il sottosegretario Fantinati e volevo passare alla parte conclusiva. Grazie. Allora, io posso portare l'esperienza del settore privato, conoscendo poco il settore pubblico, quindi
due temi velocissimi, quello della meritocrazia e quindi anche del sistema premiante e poi quello dell'engagement, quindi del coinvolgimento delle persone. Sulla meritocrazia nel settore privato funziona in modo abbastanza semplice perché c'è un budget che definisce dei parametri quantitativi, economico-finanziari, e quindi se uno fa l'utile netto rispetto all'indebitamento, il free operating cash flow è positivo, guadagna dei soldi e ne guadagna in quota parte di quanto riesce ad aumentare questi valori rispetto al budget. Se questo non succede, non guadagna nulla sul variabile, ovviamente la parte fissa resta, ma la parte fissa solitamente sui sistemi dirigenziali è molto più bassa di quella variabile. Se dopo 3 anni continua a sforare il budget, viene cacciato via. Questo è, quindi c'è un meccanismo semplice di premi e di sanzioni, funziona, e quindi quello è. Sul discorso dell'engagement, il fatto di chiedere ogni tanto a tutti i dipendenti, in generale, volevo dire, il gruppo Finmeccanica aveva 102 stabilimenti in Italia. Già, è vero. E per ciascuno di essi aveva quello che noi chiamavamo skill inventory, quindi l'elenco di tutte le competenze suddivise per famiglie professionali. Quando mancava qualcosa si andava a vedere quello che si aveva in casa, se in casa non c'erano queste competenze si andava sul mercato, anche lì abbastanza semplice insomma il discorso. Sull'engagement ogni anno veniva fatta comunque un sondaggio con tutti i lavoratori, mettevamo anche i computer e i terminali nelle fabbriche, quindi anche gli operai giustamente partecipavano, e da lì si facevano poi le manovre correttive in relazione al livello di soddisfazione che ne veniva fuori. Questo è il mondo ideale? No, assolutamente non è il mondo ideale, però se avevano le leve per farle. Se fai bene e raggiungi i risultati è giusto fare profit sharing, quindi dare a coloro che hanno contribuito una parte di quel valore che hanno generato. Se invece non lo fai non ce n'è per nessuno e non dai niente a nessuno e cacci i dirigenti che non sono riusciti a far lavorare le persone per raggiungere quegli obiettivi. Grazie Vincenzo Patricelli per l'ultimo intervento. Io velocemente volevo dare dei dati molto veloci. Il direttore Polito parlava dei dati sulle retribuzioni. Esiste, tutti gli anni esce un report dell'Ocse che si chiama Government at a Glance. Gli ultimi che sono riuscito a guardare, quelli del 2015-2016, davano la dirigenza italiana, e questo è quello che praticamente ha detto anche il dottor Gasparrini, davano la dirigenza italiana come in assoluto tra il primo e il secondo posto tra le dirigenze più pagate del mondo. Appena si scendeva di un gradino, ovvero appena si parlava di quelli che vengono chiamati junior manager, immediatamente le retribuzioni precipitano sotto la media dei paesi industrializzati. Ora, io penso che non siano i dirigenti a guadagnare troppo, e penso che ci sia un altro problema, e qui il discorso dell'imparzialità. Se la politica ha fatto in modo in questi anni di, in cambio di quelle remunerazioni, ha fatto in modo di far diventare anche il sistema di contratti, che doveva essere un sistema privatistico, dove il dirigente riusciva a contrattare anche le risorse, perché è inutile che io che mi fissi gli obiettivi se io non ho nessuna, su tutte le altre variabili non ho nessuna possibilità di incidere. È chiaro che cosa è successo? È successo che a un certo punto prima si sono fatte le leggi, poi si è detto ai dirigenti: guardate, anziché darvi dei piani e programmi chiari in maniera che vi possiamo valutare, cosa facciamo? Diamo tutto ai famosi uffici di diretta collaborazione, che anziché darvi degli obiettivi chiari vi danno degli obiettivi indefiniti, per cui alla fine l'unico obiettivo reale è il raggiungimento delle direttive del ministro, cioè non ci sono altri obiettivi. A quel punto tu o fai quello che dice il ministro oppure non vieni riconfermato. Anche lì, da lì mal di pancia dei colleghi dirigenti sulla legge Madia, perché se io poi devo essere valutato su quello, è chiaro che a quel punto è lì anche l'imparzialità, è chiaro che viene meno l'imparzialità, perché c'è un fenomeno di doppia appartenenza, cioè io devo appartenere contemporaneamente alla politica e devo fare il mio mestiere in base ai terzi amministrati. Questo non è assolutamente possibile.
È veramente una battuta di chiusura anche su questa cosa del, delle doppie appartenenze. Cioè non si può veramente immaginare che alla fine si facciano delle robe per cui ci si lamenta della pubblica amministrazione, ci si lamenta del fatto che c'è la pervasività di tutta la giurisprudenza, di tutta la giurisdizione amministrativa. Ora io mi chiedo una cosa soltanto: se nella scorsa legislatura si è rifatto integralmente il codice degli appalti ed era già sbagliato prima che lo finissero di fare, c'erano degli errori già prima che lo finissero di fare, è chiaro che se io continuo a modificare ogni 20 giorni, modifico qualcosa nel codice degli appalti, è chiaro che chi lo va a gestire ha un doppio fenomeno: uno, ha la difficoltà di gestirlo; due, chi capisce di quella materia diventa una roba, la pubblica amministrazione diventa così una materia per iniziati, il che vuol dire che anche all'interno della pubblica amministrazione si crea un sistema per cui se io sono l'unico depositario di quel tipo di sapere, io posso gestire quel sapere non a favore della collettività, ma a favore mio e dei miei tanti causa. E lì si annida tutta la corruzione, e lì si annida anche tutta la corruzione. Allora, quando il problema è ovviamente capitale umano, tutto quello che volete, però le norme. Io vorrei che tutti quelli che si siedono in Parlamento facessero prima di tutto un bel corso su come si scrivono le norme. Guarda, ci sono i corsi per fare queste robe qui. Non è difficile, ci sono i corsi. Cioè, perché altrimenti il fenomeno minore è quello che non funziona. Ho sentito qui, non serve, diciamo, fare un corso per imparare a scrivere una norma. Basterebbe saper scrivere in italiano. Io propongo una soluzione diversa, un corso per imparare a buttare le norme che ci sono. Ecco, quello è esatto. Fermatevi, grazie. Allora io vi ringrazio moltissimo, è stata una discussione interessante, prego, e inviterei sul palco, fatemi un applauso. Il segretario Carlo Magno e il sottosegretario a pubblica amministrazione Mattia Fantinati per le conclusioni. Salve. Beh, non è previsto, magari se lascio un intervento scritto al segretario, perché dobbiamo chiudere i lavori. Se non le dispiace scrivere una cosa, perché non era previsto, io devo tenermi al programma. Se lei scrive qualcosa e lo consegna all'organizzatore dell'evento, e poi dopo le tengono presente. Allora, sottosegretario, lei non ha sentito quello che c'era prima, ma tanto lo sa perfettamente. Cioè, bisogna riformare la pubblica amministrazione, non c'è efficienza, la digitalizzazione troppo lenta, i parametri internazionali ci mettono molto indietro. E costa tanto, prego. Beh, grazie per l'invito. Io purtroppo arrivo un po' tardi proprio per i lavori del Senato e di aula, mi scuso con voi. Ho però letto il documento che mi avete mandato e quindi facciamo un paio di riflessioni sulla pubblica amministrazione, che io trovo una cosa veramente importante. Io però vorrei fare veramente un passo indietro, perché prima ho sentito dire una cosa, che e la pubblica amministrazione è un po' lo specchio del paese, è lo specchio dei cittadini, e quindi se abbiamo un digital divide, per esempio, molto marcato a livello di cittadinanza, è chiaro che non possiamo pensare di avere una pubblica amministrazione assolutamente performante dal punto di vista digitale. E, allora, soltanto un paio di esempi. Noi abbiamo fatto fare, qualche anno fa, una ricerca a tantissimi studiosi che raccontavano come fosse il futuro dal punto di vista lavorativo nei prossimi 10 anni. Proprio per cercare di capire, cioè, se
vuoi candidarti come forza politica dal punto di vista governativo, è chiaro che tu devi disegnare il futuro. Se tu vuoi disegnare il futuro, devi quantomeno conoscerlo. Quindi noi abbiamo cercato di fare delle ricerche fatte da assoluti studiosi molto molto importanti che hanno proiettato, hanno spiegato come potrà essere il mondo del lavoro e soprattutto delle imprese e del turismo nel 2030. Hanno disegnato davvero tantissimi scenari, però la cosa fondamentale è stata questa, che tutti hanno detto che il futuro è tecnologico, è digitale, è intelligenza artificiale, robotica. Quindi dobbiamo in qualche modo, come sistema paese, cambiare la nostra cultura e prepararci. Ed è questo il tema che dobbiamo in qualche modo nei prossimi 2, 3, 4 anni fare. Quindi esiste sia un processo di innovazione culturale, che significa proprio ridurre il digital divide dei cittadini. Noi italiani non siamo proprio, diciamo, degli esperti informatici nell'uso dei vari sistemi digitali, se comparati con le altre popolazioni del mondo. Quindi dobbiamo ridurre il nostro digital divide per poi andare a trasformare una pubblica amministrazione. Quindi io, che a me piace parlare di obiettivi, io sono un ingegnere, quindi a me piace parlare soprattutto di progettazione, quindi dove ci troviamo oggi, quali sono i nostri obiettivi per i prossimi 5 anni e soprattutto come vogliamo arrivare a questi obiettivi. Io ho sentito davvero brevemente gli interventi di prima e effettivamente anch'io concordo che abbiamo un'età media troppo elevata della pubblica amministrazione, oggi si parla di 53-54 anni e soprattutto una pubblica amministrazione, diciamo, che è un po' disegnata a macchia di leopardo, cioè ci sono certi enti che sono assolutamente virtuosi, mentre altri certi enti davvero che hanno una situazione tragica. Quindi, come facciamo a trasformare, quindi a fare un progetto per trasformare la pubblica amministrazione nei prossimi 5 anni? Noi ci siamo dati veramente 3 obiettivi importantissimi. Il primo, creare una pubblica amministrazione digitale, in modo che qualsiasi cittadino e qualsiasi imprenditore possa fare qualsiasi procedura dal tavolo di casa sua. Questo è il primo obiettivo che ci siamo dati. Secondo, avere una pubblica amministrazione meritocratica. Che cosa significa? Che chi effettivamente lavora nella pubblica amministrazione lavora per la più grande impresa dei cittadini, che è lo Stato, quindi deve essere in qualche modo orgoglioso, quindi deve essere efficiente, deve essere efficace, deve essere motivato sul proprio posto di lavoro, che non significa che tutti quelli della pubblica amministrazione siano dei fannulloni. Significa che vada in qualche modo misurato il merito, per premiare chi se lo merita, e sono davvero tanti, e sanzionare invece chi invece non lavora professionalmente. Io vengo dal mondo privato, e ve lo dico molto tranquillamente, molto serenamente, avevo un preconcetto un po' per la pubblica amministrazione. Entrato nella pubblica amministrazione mi sono accorto che ci sono tantissime persone di una grandissima professionalità che lavorano tanto e hanno davvero, davvero una grande esperienza. Il problema è che molto spesso queste figure non sono valorizzate. Quindi è chiaro che dentro il concetto di meritocrazia ci vuole il concetto di valorizzazione e di misura. E il terzo concetto è quello che appunto raccontavo prima, è quello che efficientando le cose si avrà anche una riduzione di costi, perché non possiamo essere performanti se non riusciamo a ridurre i costi. Prima io vi ho anche detto che prima sono arrivato in ritardo proprio per il disegno di legge di concretezza. E il disegno di legge concretezza è il primo strumento che realizza queste cose.
Noi abbiamo visto una pubblica amministrazione ferma a causa di 10 anni di blocco del turnover, cioè non si è potuto rinnovare la classe, non si è potuto assumere, no, non si è potuto inserire nuove forze dentro la PA. Ora, se noi vogliamo una pubblica amministrazione che è digitale, la prima cosa che noi dobbiamo fare è mettere le competenze giuste all'interno delle enti pubblici. Quindi noi sblocchiamo subito il turnover, quindi portiamo tutte le persone che fuoriescono, ma non le cambieremo, cioè non le sostituiremo con le stesse competenze, ma andremo a inserire persone giovani, quindi che hanno entusiasmo, voglia di lavorare, che hanno competenze tecniche, quindi che sanno razionalizzare i processi, che sanno fare delle progettazioni e sanno trasformare digitalmente la pubblica amministrazione. Noi è quello che faremo da subito, perché se noi chiediamo una pubblica amministrazione più performante, più digitale, più 4.0, dobbiamo anche avere delle persone che sono in grado di compiere questa trasformazione. Dobbiamo comunque fare dei programmi di formazione delle persone che ci sono dentro oggi, chiaramente, perché il cambio culturale vuole la formazione, e dobbiamo anche monitorare questo cambio. Quindi la concretezza va esattamente in questa fase ed è il primo passo che noi facciamo. Sarà in discussione al Senato, entra in commissione oggi e in aula dovrebbe arrivare mercoledì prossimo, quindi dovrebbe già essere prima lettura, trovare l'approvazione entro il 31-12. Quindi una PA smart, una PA performante, una PA digitale. Io poi dopo vi voglio anche dire una cosa. Io sto facendo un tour a livello europeo, perché tanti a me dicono: beh, ma sai che all'estero funziona meglio, sai che di qui hanno scelto questa cosa, sai che di qua sono bravi e noi no. Io, che sono un po' ficcanaso, ho voluto andare a fare un tour verso i vari paesi per capire come è stata le altre parti. E vi dico una cosa: non è vero che noi siamo i peggiori d'Europa, non è vero che noi dal punto di vista digitale noi siamo più indietro degli altri, non è assolutamente vero. Noi abbiamo tantissimi strumenti adesso, quindi oggi 29 novembre 2018, per rendere già una pubblica amministrazione digitale, quindi per interagire a livello digitale con la PA, però non sono ancora stati diffusi, perché manca effettivamente una adeguata pubblicità. Io penso a Speed, quanti di voi hanno Speed? Io penso non tutti, uno, due, tre forse, però dopo è chiaro che molti si lamentano perché devono, per avere un documento devono fare la fila allo sportello. Quindi magari invece molte di queste cose possono essere già fatte dal punto di vista digitale. Quindi digitalizzazione, razionalizzazione, miglioramento delle performance e poi l'ultima partita su cui questo governo sta veramente investendo tantissimo, che allora, prima ho sentito parlare di semplificazione. Ho sentito parlare di linguaggio, è vero, molte leggi non sono scritte con il linguaggio giusto, molte leggi non sono capibili. Io ho visto personalmente molti enti locali che scrivono dei glossari per i cittadini, di modo tale che il cittadino possa capire quello che c'è scritto. Per me è proprio il contrario, è la pubblica amministrazione che deve scrivere in italiano corrente i documenti, le leggi. Quindi già la semplificazione deve avvenire, la prima semplificazione è il linguaggio con cui si parla alla gente, e questo io credo che sia importantissimo. E la seconda cosa, ritorno alla digitalizzazione, è un termine che noi vogliamo veramente rendere un concetto chiave del nostro operato, di questo governo, sulla digitalizzazione, che è l'interoperabilità, cioè mettere a sistema, far parlare tutti i database di tutte le singole pubbliche amministrazioni, perché l'obiettivo deve essere
che una volta che io cittadino, che io imprenditore, do un dato a una pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione, cioè qualsiasi ente pubblico, ce l'ha e non me lo chiede più, basta. Questo deve essere chiaro. Ora, attualmente ci sono 11, dagli 11.000 ai 14.000 database, ma non è neanche tanto il numero quello che dice, quello ad essere una cosa che ci può preoccupare, è che 11.000 database non parlano tra loro. Quindi io chiedo una cosa in Lombardia, poi vado in Veneto, mi chiedono la stessa cosa, c'è una procedura completamente diversa. No, io devo avere la stessa procedura. Il mio fascicolo sanitario, se mi trasferisco dalla Lombardia al Veneto, devo portarmelo via dal punto di vista digitale con me e non devo rifarlo, perché i due sistemi si devono parlare e questo non è ancora così. Quindi abbiamo delle battaglie, abbiamo delle sfide importanti, ma io sono sicuro che più si aumenta la cultura, più si fanno eventi come questo, più le persone interagiscono, serve anche un cambiamento culturale, una formazione all'interno della PA. Serve anche una digitalizzazione dei processi, ricordando che la digitalizzazione non è una dematerializzazione di un documento. Quando io dico voglio digitalizzare la PA, non è che dico voglio portare tutta la carta e metterla in penne USB. Significa ripensare, riprogettare i processi in modo tale che nascano, vivano e muoiono dal punto di vista digitale. Se noi riusciamo a fare questo, io sono sicuro che sicuramente in poco tempo possiamo portare l'Italia ad una digitalizzazione davvero importante, quindi raggiungere quell'obiettivo di pubblica amministrazione smart, performante e soprattutto giovane. Grazie. Grazie a lei, sottosegretario. Darei la parola al segretario per le conclusioni. Grazie a tutti gli intervenuti, oltre ai politici anche i vari dirigenti delle pubbliche amministrazioni, e qui rispondo anche a una domanda che è venuta un po' dai vari interventi, anche dal professor Inna e in particolar modo il professor Maglione: cosa succede domani? Ecco, noi non intendiamo che questo sia un convegno sulla pubblica amministrazione che finisce qui. Noi, proprio perché le pubbliche amministrazioni sono diverse, sono tante e devono rispondere ai bisogni dei cittadini, ho detto nella mia relazione addirittura anticipando i bisogni, noi dobbiamo porre in essere le pubbliche amministrazioni una politica di ascolto per prevenire, voglio dire, i bisogni e quindi realizzarli nell'ambito di un piano industriale e di scenario dei prossimi 10 anni. Ebbene, noi per ogni singola amministrazione chiederemo alla politica, chiederemo ai dirigenti di quella singola amministrazione di poter aprire un tavolo proprio per vedere come possa migliorare nell'ambito di due principi. Il primo, l'interoperabilità e quindi la piena comunicazione di dati tra le varie pubbliche amministrazioni. Oggi noi abbiamo pubbliche amministrazioni che posseggono pile di fascicoli e di dati, ma molte banche dati addirittura sono incompatibili l'una con l'altra. Le pubbliche amministrazioni, quando noi parliamo dei vari livelli di governo, noi dobbiamo rendere in maniera tale la pubblica amministrazione, in maniera da avvicinarla ai cittadini, non di complicarle la vita creando in ogni parte nuovi protocolli, diversi modelli di archiviare dati, diverse leggi, diverse normative che complicano la vita al cittadino, immaginate poi all'impresa, che ovviamente laddove, abbiamo detto, la pubblica amministrazione è più grande, nessuna impresa ha 50 stabilimenti in Italia, ma immaginate se un'impresa voglia creare più stabilimenti in Italia con 200 leggi diverse e burocrazie e farraginosità totalmente astruse. Bene, noi vogliamo che ci sia quindi un processo di digitalizzazione in cui lo Stato dia le regole, ogni pubblica amministrazione, ogni livello di governo si muova all'interno di queste regole, ma i sistemi devono essere tutti quanti in rete, devono essere tutti quanti volti a un unico obiettivo, quello di avvicinare e di far sì che una pubblica amministrazione serva ed esista proprio perché fornisce servizi ai cittadini, nel modo più semplice e sburocratizzando
tutto un sistema che ovviamente su cui chiediamo alla politica e chiediamo anche alla dirigenza di farsene parte attive per cambiare proprio tutto il sistema che è stato posto a monte delle ultime riforme. A partire dalla nomina politica, quando io citavo che gli ultimi provvedimenti del governo Renzi sono stati quelli di prevedere negli enti locali, che è un discorso estremamente importante, che fino al 30% dei dirigenti siano nominati dalla politica con il minimo di uno, comprendete bene la risposta a quello anche dell'assenteismo, che cosa fa il sindaco o il dirigente di quel comune quando si trova che su 102 persone 80 sono incriminate perché, no, per assenteismo o per aver fatto i furbetti del cartellino. Bene, ma questo non può essere l'unico provvedimento di cui si occupa la politica. Noi dobbiamo occuparci, l'assenteismo va eliminato, dobbiamo eliminare dal sistema pubblica amministrazione gli assenteisti, contestualmente dobbiamo però rendere centrale nell'azione politica del governo, della pubblica amministrazione, il fornire i servizi ai cittadini, il fornire e avvicinare e far sentire i cittadini come partecipi dello Stato e far sentire orgogliosi i dipendenti pubblici per il lavoro che svolgono. Io apprezzo molto le parole del sottosegretario Fantinati quando ha detto: ho visto, ho partecipato, bisogna partecipare, bisogna vedere, entrare nella pubblica amministrazione per capire che quanta gente lavora instancabilmente per far funzionare i servizi ai cittadini nonostante tutto. La carta d'identità, voglio dire, che dovrebbe essere il segnale più semplice, no? di un cittadino italiano, prima è stato detto 35 giorni, no, a Roma, ripeto, se prenoti una carta d'identità ci vogliono 5 mesi, 4 mesi, e devi raccomandarti, forse 35 giorni derivavano proprio da una raccomandazione, perché altrimenti non si riesce a capire poi come possa essere percepito. Noi abbiamo apprezzato, l'ho detto quindi pubblicamente, no, del ministro Buongiorno, quando si è, e comprendendo le difficoltà di proporre, no, in un'azione di governo le assunzioni di dipendenti pubblici, la sostituzione per far funzionare il paese, per creare, sburocratizzare una Italia che oggi viene vista come una burocrazia che frena lo sviluppo. E invece noi dobbiamo andare esattamente al contrario, facilitare una pubblica amministrazione che lavori per creare impresa, per creare concorrenza, per creare servizi ai cittadini. Su questo abbiamo detto è necessario assumere, sostituendo i pensionati, ma con le burocrazie e con la sburocratizzazione lo snellire i concorsi pubblici, riteniamo che in un piano industriale i prossimi concorsi vadano banditi tenendo conto di tutte le carenze di cui avremo bisogno nei prossimi anni. Se un concorso dura, quando va bene, 3 anni, vuol dire che i concorsi da bandire subito sono per 1 milione di persone, per il doppio, perché dovremo tener conto di quelli che mancano, delle persone, dei 100.000 che servono proprio per il digitale in tutta la struttura, di quelli che andranno in pensione, soprattutto nell'ambito di un progetto che questo governo sembra avere, che è quello di tener conto anche della quota 100, quindi quello, e soprattutto ancora di più, quello di consentire il trasferimento delle conoscenze e delle competenze tra quelli che andranno in pensione e quelli che verranno assunti. A questo punto noi diciamo, per esempio, che i vincitori dei concorsi possono immediatamente iniziare un apprendimento, un affiancamento per il trasferimento delle competenze e delle conoscenze nell'ambito della pubblica amministrazione. Poi saranno assunti quando ci si libereranno i posti, ma nel frattempo non rischiamo di perdere, cosa che avviene nei piccoli centri, nelle piccole amministrazioni, di perdere gli unici che hanno le conoscenze e le competenze, ma consentiamo invece un trasferimento graduale di queste conoscenze a una pubblica amministrazione sempre performante, nell'unico interesse, quello di rispondere ai bisogni dei cittadini. E questa è la differenza sostanziale di FLP. FLP non un sindacato corporativo che difende i dipendenti pubblici, che oltretutto, ho detto prima, di dire che la pubblica amministrazione funziona alla perfezione vuol dire
crearci esclusivamente, tagliare il ramo sul quale siamo seduti. È un sindacato che chiede alla politica, chiede ai dirigenti della pubblica amministrazione un patto per modificare questo stato di cose, un patto per evitare la sudditanza, voglio dire, della dirigenza alla politica, ma anche per dire alla dirigenza pubblica, alla pubblica amministrazione, di assumersi le sue responsabilità nell'interesse primario del benessere dei cittadini. Quando parliamo anche di sistemi reputazionali, noi parliamo oggi nella pubblica amministrazione, ma questo avviene anche negli ordini professionali, in qualunque sistema, che tu, al di là delle conoscenze, dei titoli di studio, molto spesso tu consigli il medico, sei di un'altra branca, o consigli l'ingegnere, l'architetto, l'avvocato, sulla base di un sistema reputazionale che si è creato in una comunità. E questo è fondamentale per dare dignità, per dare esperienza, per motivare, per dare soprattutto quel senso di appartenenza. Poi è ovvio, servono il digitale, serve 100.000, ma poi servono sicuramente quelle persone che purtroppo il digitale, su cui può intervenire poco, gli infermieri, i medici, gli insegnanti, possono certamente utilizzare le strutture digitali, ma noi abbiamo avuto che molto spesso le strutture digitali fino ad ora sono state interpretate non per semplificare la vita, ma per burocratizzare ulteriormente. Oggi hai medici che perdono la metà del loro tempo a riempire cartelle elettroniche, a riempirle, a continuare a riempirle, in un sistema che dovrebbe essere invece esattamente il contrario, quello della semplificazione. Oggi le app, oggi il dietro a un telefonino, le persone non sanno che cosa la tecnologia, che pure è avanzatissima, sanno che premendo quel pulsante, che con una serie di comandi che possono valere dai 6 anni ai 99 anni, funziona, hai un servizio. La pubblica amministrazione deve diventare così. Io tramite un servizio devo poter accedere alle banche dati dell'INPS, la pubblica amministrazione non mi deve chiedere ulteriormente altri documenti, non è necessario doversi portare sempre la carta stampata perché il digitale non basta. E io, volendo fare una piccola contrarietà, io ho visto che per esempio il processo amministrativo doveva essere terminare la produzione cartacea, quindi essere come il processo civile telematico, esclusivamente telematico, è stato prorogato viceversa l'uso cartaceo, no, e il deposito delle copie cartacee nell'ambito del processo. Ecco, tranne questo però voglio dire, facciamo sì che nell'ambito di questo processo, su cui io mi auguro che si cammini speditamente, perché noi riteniamo, stando sempre dall'altra parte del tavolo, che un governo debba governare, che delle forze politiche che sono state elette su quei programmi debbano poter realizzare quei programmi, noi staremo a valutare dall'altro lato del tavolo, ma dialogando per il bene supremo del Paese, che questo effettivamente migliori il benessere e la vita quotidiana dei cittadini. Grazie. Grazie, signor Presidente. Rappresentante del governo, è importante da questo punto di vista. Le risorse per la contrattazione del pubblico impiego ci sono? È possibile riprendere questo rapporto virtuoso? È stato definito tale, quello della contrattazione? Beh sì, è chiaro che noi abbiamo una partita che è proprio quella del rinnovo dei contratti dal 2019-2021, per questi sono già state stanziate alcune risorse e quindi parte di questi andremo già a rinnovarli con la nuova finanziaria. È chiaro che non riusciremo a fare tutto subito, però con lo sblocco del turnover sicuramente sappiamo che dobbiamo anche rinnovare i contratti, perché se noi vogliamo una pubblica amministrazione meritocratica e valorizzata, noi dobbiamo avere anche delle persone motivate, quindi con un giusto salario e con una giusta retribuzione e anche con incentivi, perché il problema soprattutto anche sta nell'incentivo. Cioè io insieme con il Ministro stiamo valutando quante persone all'interno della pubblica amministrazione prendono l'incentivo, e si è visto che
ci sono tantissimi casi, forse troppi, di incentivi che vengono dati a pioggia. E quindi, esatto, e soprattutto anche, abbiamo anche notato che addirittura molte persone si autovalutano e si autoscrivono i propri, diciamo, i propri obiettivi. È chiaro che non si può valorizzare, dare incentivi e dire che tutti sono bravi, come non si può dire che tutti sono fannulloni. Dobbiamo cercare degli strumenti, quindi anche, soprattutto con lo sblocco contrattuale, per rendere una meritocrazia all'interno della pubblica amministrazione. E questo sono convinto che non solo diciamo, aiuterà anche tutti quelli che ci lavorano dentro, ma sarà anche un bel messaggio a tutta la cittadinanza per dire una volta per tutte abbiamo uno Stato che funziona. La ringrazio, io ringrazio la FLP per il convegno che è di oggi e spero che veramente sia, che mi torni la voce e che veramente sia possibile proseguire questo confronto anche col potere politico, col decisore politico. Ma io reputo che sia anche importante presentare nell'ambito di questi incontri che noi chiederemo adesso, solleciteremo le varie pubbliche amministrazioni, che ci sia, come si vuol dire, per uscire proprio dall'autoreferenzialità, no, ci sia sia la politica, ma riportare anche nell'ambito del giornalismo, poter dare messaggi, perché sapere che cos'è l'INPS, sapere che cos'è l'agenzia fiscale, sapere in che ambito ci si muova al Ministero della Giustizia o al Ministero dei Trasporti, è importante. Noi dobbiamo ristabilire il concetto, non pubblica amministrazione visto come un burosauro da cui fuggire e che ti può far solo danni, invece una pubblica amministrazione come servizio che viene vicino a te e ti dice cosa posso fare per te, e questo è un discorso importantissimo. Grazie, grazie a tutti voi, grazie a tutti.